3, 2, 1, vediamo se parte. Appena parte ci siamo. Ok, partiamo con l'assemblea. È partita anche la diretta Facebook, chiaramente avrà qualche secondo di ritardo, però insomma dovrebbe essere già partita. E come dicevo prima, sulla chat di questa stanza Zoom potete vedere la scaletta degli interventi, un minimo di programmazione che abbiamo dato in base alle mail che abbiamo ricevuto in questi giorni. Chiaramente la stanza adesso ha 41 partecipanti, sicuramente arriverà ancora qualcuno, però mi pare che ci sia ampio spazio per entrare nella stanza per chi volesse intervenire. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, c'è la diretta Facebook, quindi consigliamo di seguire la diretta Facebook se non si deve intervenire, tanto poi si può chiedere l'intervento anche ad assemblea in corso, basta mandare un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook e vi mandiamo il link e vi inseriamo qua nella stanza Zoom. Ecco, ultima precauzione, chiaramente teniamo i microfoni spenti, accendiamoli solo quando si parla e guardate la scaletta per prepararvi per il vostro intervento e mi sembra sia tutto. Quindi buona assemblea a tutti, adesso lascio la parola a Gianni che fa i saluti per l'assemblea. Ciao a tutte e a tutti, io prendo proprio pochissimi minuti tanto per salutare tutti i partecipanti e qualità anche di anziano dell'ADL, insomma ci siamo assunti anche questo onere insomma, di organizzare questa seconda assemblea, la prima l'abbiamo fatta a Marghera, purtroppo non era stato possibile in questa occasione farla in presenza, è una sofferenza ovviamente quella di doverla fare da remoto, però purtroppo questi sono i tempi che stiamo vivendo e quindi ci accontentiamo di questo, però spero che quanto prima riusciremo insomma, anche a riconvocarci insomma, e poterci anche vedere di persona. Ecco, io penso appunto che quello che oggi cerchiamo di fare è di provare a ragionare, dando per scontati alcuni ragionamenti che abbiamo fatto anche a Marghera, però provare a capire quali possono essere gli sviluppi, insomma, della situazione che abbiamo sempre più drammatica, che abbiamo di fronte, e quindi penso sia importante che utilizzare oggi per ascoltarci, per cercare di capire assieme. Perché la situazione è molto complessa, molto complicata, quindi nessuno penso possa avere la ricetta magica per capire come cercare anche di costruire dinamiche conflittuali che possano portare a dei cambiamenti reali, no, nella condizione di vita delle persone. Ecco, io quindi non aggiungo altro, passo la parola a Ruggero, perché in questi anni, insomma, l'ADL è cresciuta non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi di soggettività, insomma, di compagni e compagni più giovani che si stanno assumendo sempre più responsabilità. E quindi volentieri passo la parola a Ruggero, che è uno dei giovani, diciamo, che si sta assumendo oneri importanti, insomma, all'interno dell'organizzazione. E quindi passo la parola a Ruggero, che introdurrà questa assemblea e poi via via come è stato detto, insomma, c'è già una scaletta, è stata fatta non in ordine di
l'importanza, ma semplicemente un ordine come ci è arrivato e quindi quello seguiamo un po' come ordine di interventi. Quindi parola a Ruggero. Mi sentite? Mi pare di sì. Intanto grazie Gianni per l'introduzione e ribadisco un po' per quanto sia sicuramente fastidioso il fatto di esserci in qualche modo, poterci vedere solo attraverso degli schermi, cosa che ormai è diventata quasi prassi da quasi un anno a questa parte, è comunque bello vedere che poi attorno a dei temi anche importanti che poi toccano veramente tutti noi, le nostre vite, ci sia comunque la voglia, il desiderio di confrontarsi insieme. Allora, ecco, io provo a dire alcune cose come introduzione e poi appunto credo che la cosa più bella, anche più importante di questa assemblea saranno poi anche ascoltare gli interventi e riuscire anche a, come dire, ricevere anche delle suggestioni, farci suggestionare poi da quello che ci racconteranno i tanti compagni e le tante compagne connesse. La pandemia che stiamo attraversando, la sindemia per usare un termine più corretto, sta sicuramente accelerando tutta una serie di processi che già, che in realtà appunto già da tempo vediamo compiersi in qualche modo, non sono di sicuro processi nuovi. E sono processi su cui appunto in qualche modo in cui si sta dimostrando, si sta dando nella materialità poi la ristrutturazione capitalistica. Provo a esemplificarne alcuni, sapendo che poi saranno sicuramente una parzialità, no? Allora, da un lato la ridefinizione dei tempi di lavoro e non lavoro, no? Lo stiamo vedendo con l'introduzione dello smart working, con i riders, le esperienze dei riders, i lavoratori dello spettacolo, i freelance, i lavoratori dei call center, no? In qualche modo sono tutti tentativi di ridefinire dei tempi di lavoro e di non lavoro, cercando di ridurre al minimo i tempi di non lavoro e cercando di far coincidere in qualche modo la vita, i tempi di vita con i tempi di lavoro. Dall'altra parte, ovviamente, l'accentramento di ricchezze e posizioni posizioni di rendita di alcuni settori vincenti, no? Come ad esempio le piattaforme digitali, la logistica, la grande distribuzione alimentare. Il dominio della finanza attraverso il meccanismo del debito, lo vediamo anche adesso con i recovery fund, tutta la partita sui recovery fund e l'aumento anche del debito privato, di cui abbiamo visto già nel 2008 i primi effetti devastanti con la crisi dei mutui subprime. E dall'altra parte, ovviamente, anche la precarizzazione ulteriore dei rapporti di lavoro con l'uso massiccio delle agenzie interinali. Un ultimo anche, questo qui lo vediamo particolarmente dalle nostre parti qui in Veneto, l'utilizzo della tecnologia come strumento di sfruttamento con l'aiuto di alcuni sindacati gialli, come ad esempio la CGIL. Qui in Veneto abbiamo il magazzino di Amazon, di Rovigo, che appunto attraverso precarizzazione dei contratti e tutta una serie di accordi assolutamente vergognosi, ma lo vediamo in una battaglia che stiamo combattendo in questi giorni dentro i magazzini della Aspiag, che è la logistica del Despar, un gigante della grande distribuzione che ha investito centinaia di milioni per un nuovo magazzino ad alta tecnologia, che vorrebbe obbligare centinaia di lavoratori a cambiare totalmente i ritmi di vita e di lavoro per poter assecondare la macchina, no? Quasi costringendoci quasi a diventare dei luddisti, no? Per poter far fronte a questa cosa, no? E per fare queste cose si appoggiano totalmente, ad esempio, in questo caso la CGIL, che ormai a tutti gli effetti è diventato un sindacato aziendalista che ieri sera ha firmato un accordo che certifica il divieto dei lavoratori di organizzarsi introducendo una forma di regolamentazione dello sciopero e che ha accettato tutte le condizioni imposte dall'azienda. Ecco, giusto per poi, al di là dei dati negativi, bisogna anche dire che contro questa vergogna i lavoratori hanno comunque deciso di rifiutare l'accordo e proseguire lo sciopero e sono previste tutta una serie di iniziative contro il Despar, sia nei confronti dei supermercati, sia nei confronti dei magazzini, e nei prossimi giorni comunque cercheremo anche di dare comunicazione, chiederemo anche l'aiuto di tutti e tutte per far sì che questa battaglia non sia semplicemente la battaglia di un gruppo di lavoratori, ma possa anche avere un carattere più ampio. E in ultimo, ovviamente, la ridefinizione di tutta una serie di equilibri mondiali, no? L'abbiamo visto in America con la contrapposizione tra il modello trumpiano e il modello neoliberale globale. Lo stiamo vedendo anche
con tutta la stucchevole questione, situazione relativa alle assegnazioni, alle parti di assegnazioni dei vaccini ai vari paesi. Ecco, questa situazione ci mette davanti a un terreno inesplorato, nella quale noi dovremo misurare la nostra internità e i processi sociali reali. Non possiamo sicuramente essere tranciante sulle esplosioni sociali, quelle che vediamo, stando alla finestra quasi e facendo il tifo, e non porci il problema di dotarci di strumenti importanti e necessari per riuscire a intervenire in questi processi, che spesso sono anche molto contraddittori. A volte quello che diciamo ci capita appunto di dire delle cose che risultano quasi incomprensibili alla nostra composizione sociale di riferimento, e altre volte invece la composizione sociale che risulta difficile da essere comprensibile per noi. E quindi è necessario sicuramente riprendere in mano l'strumento dell'inchiesta intesa non solo come studio, ma anche come lotta, organizzazione e internità nelle strutture di massa. Abbiamo, noi come ADL, abbiamo un osservatorio privilegiato su tutta quella fascia che sta emergendo, che richiede prestazioni varie, come il REM, reddito di cittadinanza, la NASPO, eccetera, eccetera. E la macelleria sociale, no, che è come dire, di cui che noi possiamo già immaginare che arriverà, in realtà possiamo già dirlo che è già in atto, perché tutta questa situazione della pandemia, i lockdown, eccetera, eccetera, ha già di fatto fatto perdere centinaia di migliaia di contratti a termine, di lavoro nero, migliaia di persone che con la fine del blocco degli sfratti si troverà senza casa e migliaia di persone che comunque sanno già che con la fine del blocco dei licenziamenti si troveranno senza lavoro. In questo senso è inevitabile che l'impoverimento e la precarizzazione scateneranno una risposta sociale. È chiaro che questa risposta potrebbe anche, può essere, o una risposta in qualche modo collettiva, oppure una risposta individualista e devastante. Io credo, ecco, durante il primo lockdown abbiamo visto nascere un percorso, quello del reddito di quarantena, che comunque alludeva al riconoscimento di una forma di reddito universale come retribuzione anche per il lavoro non pagato. Nella logistica, negli anni, siamo riusciti come ADL, insieme anche con i SICOBAS, a organizzare, a costruire una rigidità sociale che si basa sulla capacità di organizzarci e di rivendicare condizioni migliori di vita e di lavoro. Ed è credo sia necessario dotarci degli strumenti per creare questa rigidità sociale anche in un contesto disgregato, precarizzato, che è poi il prodotto del sistema capitalistico nel quale viviamo. Ecco, uno degli strumenti che abbiamo per far sì che si dia questa rigidità sono le pratiche mutualistiche. In tante realtà già ci sono, lo vediamo, da nord a sud, che costruiamo attraverso, poi ci saranno tanti compagni che racconteranno appunto di queste esperienze. Costruire forme di comunità, di pratica del comune, che devono diventare non solo erogatori di servizi, ma piuttosto basi per organizzare le mobilitazioni e il conflitto, per riappropriarci di fette di reddito e di servizi, e devono essere i nostri strumenti per accumulare e alludere alla creazione di quella rigidità di cui accennavo prima. Noi, più che la Caritas di sinistra, penso che noi tutti vorremmo essere le Black Panthers piuttosto. Ecco, in questo senso va rimesso in discussione il concetto stesso di lavoro, rivendicando una sorta di salario per il lavoro di cura, per il lavoro ambientale o per il lavoro sociale. Abbiamo bisogno ovviamente di avere un atteggiamento che sia un atteggiamento in lancio, non un atteggiamento sempre in difesa, un atteggiamento, una voglia di sperimentare nelle città, nei quartieri, nei centri sociali, in tutti i nostri spazi. Il The Found the Police che abbiamo sentito riecheggiare da oltreoceano ci parla di questa prospettiva, no? Per cui l'unica sicurezza di cui abbiamo bisogno è una sicurezza sociale. Davanti a noi abbiamo, lo vediamo insomma sui giornali, vediamo questa partita sui Recovery Fund che in questo momento si sta giocando solamente a livello istituzionale, con lo scontro di potere che è in atto. È chiaro, e questo penso sia inutile anche dirlo a compagni e compagni, che dietro la sceneggiata che stiamo vedendo di Renzi, del rifiuto, del non rifiuto, della caduta del governo, c'è una lotta per definire chi deciderà come gestire questi soldi e chi li riceverà. E quindi è importante costruire queste forme di comunità e di rigidità, perché è l'unico strumento per riuscire a imporre delle modalità, le modalità con cui verranno gestiti questi soldi e per rimettere al centro i nostri bisogni, rifiutando una gestione centralizzata e dando un carattere territoriale alla vertenza in cui le controparti devono essere, ad esempio, i comuni, le regioni, Confindustria, le piattaforme digitali. Ecco, io penso che il senso, la domanda fondamentale di questa assemblea sia noi, ma noi, quali sono le nostre prospettive? Ecco,
Noi abbiamo provato a dare una risposta e crediamo che la nostra prospettiva sia quella di riuscire a costruire uno spazio nazionale e anche europeo di condivisione delle lotte, lanciare dei percorsi, delle campagne territoriali in tutte le città che risuonino tra di loro come in una campagna di lotte, costruendo percorsi che ci permettono di pensare anche a scadenze comuni. Come ADL abbiamo deciso, l'ultima assemblea dei delegati, abbiamo deciso di investire nella data dell'8 marzo, data storicamente di lotta delle realtà transfemministe, per provare a praticare anche, come dire, anche su realtà contraddittorie, come poi sono le nostre composizioni dei facchini, come sono le composizioni dei lavoratori, però quell'intersezionalità di cui tanto si parla, e provare a costruire insieme, laddove possibile, localmente, meccanismi di mobilitazione e di sciopero. Oltre a questo, penso che ci sono anche delle scadenze importanti che abbiamo di fronte, lo sappiamo, ci sarà il blocco, lo sblocco, la fine del blocco dei licenziamenti, che vediamo quando sarà, e poi a fine giugno ci sarà anche lo sblocco degli sfratti. E in ultima, ovviamente, non possiamo far finta di non sapere che quest'anno si sta per entrare nel semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, che ci vedrà ospitare tutta una serie di appuntamenti e che culminerà con il G20, che sarà a fine ottobre e sarà ospitato a Roma. E io credo che costruire appunto questo spazio comune di lotta ci debba anche mettere nelle condizioni di riuscire a costruire delle mobilitazioni che poi cerchino di parlare e di utilizzare le scadenze del G20 per provare a dire delle cose. Ecco, io ho concluso il mio intervento. Invito ovviamente tutti a cercare di fare degli interventi brevi, anche se sono stato io il primo a non farlo breve, di questo mi scuso. E come ADL, appunto, poi magari dopo ci saranno altri interventi, però ci abbiamo tutta una serie di percorsi di cui parleranno le compagne e compagni, dal percorso sul turismo, specialmente su Venezia, la grande distribuzione alimentare a cui accennavo prima, con le battaglie in Ali, in Aspiag, no? Che peraltro battaglie sulla grande distribuzione alimentare che poi ci parlano anche di battaglie climatiche, no? Contro la devastazione ambientale, contro il consumo di suolo. Ecco, io in ultima, e poi concludo e auguro buona assemblea a tutti, volevo anche ringraziare Gemini Network, che manderà in streaming la diretta dell'assemblea. Quindi grazie a tutti e a tutti, apriamo l'assemblea e, che dire, cerchiamo di costruire insieme appunto questo spazio. Grazie. Mi sentite? Sì. Teo, ti rubo solo un secondo, sto aggiornando chiaramente la scaletta in base agli interventi richiesti, quindi manderò molto spesso la scaletta aggiornata, quindi tenetela sempre sott'occhio. Vai Teo. Ok, intanto buongiorno a tutti e a tutte, sono Teo di ADL Cobas Vicenza e volevo intervenire riprendendo alcuni spunti di Ruggero che dell'introduzione. Partendo un po' da un'esperienza qui che ci vede protagonisti dall'inizio, che è quella del caracollo Lowell Jackson. Dico due parole di velocissima presentazione su questo progetto che ci vede sia dall'inizio parte integrante, non solo perché abbiamo la sede all'interno del caracollo, ma perché ci siamo subito posti come obiettivo quello di portare avanti e realizzare alcune cose che disse Olol durante un'assemblea con i delegati e delegate di ADL Cobas. Era un intervento in cui cercava sostanzialmente di trasmettere ai nostri iscritti e ai nostri delegati che non è sufficiente lottare solo per le questioni all'interno del proprio magazzino, ma che bisogna anche lottare per conquistare sulla scuola, la sanità e vivere in città con un ambiente migliore. E sostanzialmente in quell'intervento si diceva, si sintetizzava questo ragionamento dicendo che bisogna cercare di alzare l'asticella dei diritti se alziamo l'asticella dei diritti di tutti, sta tutta la società meglio. E da lì siamo partiti, cioè un po' ispirandoci dalle esperienze zapatiste da una parte e dall'altra di quelle di riattualizzare le esperienze di mutuo soccorso e di mutualismo sviluppate dal movimento operaio
tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, a realizzare in uno spazio di 1500 metri quadri un progetto di appunto cooperazione e mutualismo. Perché mi soffermo su questo? Perché credo che in un percorso che si pone l'obiettivo di conquistare reddito, le pratiche di mutualismo siano sicuramente un tassello fondamentale, però non l'unico, non sono sufficienti e non possiamo limitarci solo a questo. Innanzitutto sono pratiche importanti, magari dirò delle cose abbastanza scontate, però ci tengo a ribadirle, perché in questo periodo, sia e soprattutto all'interno della pandemia, ma anche oltre alla pandemia, bisogna rimettere nel quotidiano al centro pratiche che portino avanti solidarietà tra le persone, che mettano di fronte al centro il nada para nosotros e il todo para todos, in contrapposizione al prima noi o il prima gli italiani che altri forze reazionarie sovraniste sostengono. E poi sono fondamentali le pratiche mutualismo perché danno risposte concrete a bisogni primari e reali delle persone e quindi si agisce nel quotidiano. È chiaro che però, come diceva Ruggero nell'introduzione, se questi progetti mutualismo si limitano a fare solo questo, a fornire dei servizi, si rischia alla lunga veramente di diventare, come diceva Ruggero prima, una Caritas di movimento. Invece credo che noi dobbiamo lavorare e partire da questi progetti, che sia una palestra popolare, che sia un dopo scuola, una scuola popolare, le brigate di mutuo soccorso, la consegna della spesa a domicilio e tutte le altre, oppure i banchi di aiuto alimentare, come abbiamo sviluppato sia noi nella nostra città, ma come in tantissime altre città d'Italia, devono essere appunto il motore per costruire campagne, rivendicazioni conflittuali per poi cercare a conquistarsi per tutti ulteriori redditi, reddito e diritto. Insomma, credo che quindi uno dei tasselli fondamentali di una battaglia di conquista del reddito sia quindi un mutualismo che deve essere conflittuale e dal basso. Faccio solo un esempio di una cosa che sta succedendo a Vicenza. All'interno del Caracolla abbiamo inaugurato a novembre gli spazi dell'ambulatorio popolare per offrire servizi con ambulatorio dentistico, di psicologia di base, medicina di base e altri tipi di interventi medici. E quando a inizio dicembre i dati che emergevano dalla pandemia in Veneto erano drammatici dal punto di vista dei contagi e dal punto di vista dei morti e del ricoveri e dei posti di terapia intensiva nella nostra regione, e quindi emergeva in modo evidente il fallimento e la gestione fallimentare di Zaia alla luce delle sue conferenze stampa dove parla solo lui con la sua narrazione dove va tutto bene, ci è venuto spontaneo quindi non solo limitarci a tenere aperto l'ambulatorio, ma a costruire anche percorsi e iniziative di piazza per rivendicare una salute di comunità diffusa nei territori. Questo percorso, ad esempio, ha avuto una continuità. Domani ci sarà un'assemblea regionale tra vari comitati che si muovono sul tema della salute per lanciare delle iniziative qui in Veneto per sabato prossimo di fronte a ospedali oppure di fronte alle sedi delle ULS o dei comuni o della regione, e perché questo secondo noi è un esempio appunto di quello che devono essere le campagne di mutualismo, cioè dei percorsi di progettualità di mutualismo. Cito un altro esempio di un'altra cosa. Un'altra cosa di cui abbiamo cercato di fare è quella di coinvolgere le famiglie
che seguiamo con il Banco d'Aiuto Alimentare in un percorso di mobilitazione per chiedere lo stop delle bollette oppure degli affitti comunali, cercando quindi di portare queste persone insieme a delegati del sindacato, o militanti, insomma attivisti di movimenti cittadini, per costruire appunto percorsi di stop, per stop le bollette. Ecco, vi dico, questa è sicuramente non è semplice, è una sfida complicata, perché non è facile attivare immediatamente tutta una serie di soggetti, però è quello più importante se vogliamo incidere veramente sul piano del reddito, e soprattutto adesso in cui si sta aprendo ed è già aperta la partita sul recovery plan, di cui credo che sia queste esperienze di mutualismo, sia lì i sindacati conflittuali che i soggetti in movimento devono essere protagonisti per spostare quote di miliardi del recovery plan dalle grandi opere o dalle tasche di Confindustria e dei padroni, per ridistribuirle invece alle persone, ai senza reddito o a chi sta pagando la crisi di questa situazione, di questa crisi che stiamo vivendo in questo periodo. Spero di essere stato breve e termino qua l'intervento. Ciao a tutte e tutti, se non c'è un conference master prendo direttamente la parola. Vai, vai. Ok, grazie mille, sono Elio di ADL Cobas Alessandria e al contempo, visto che sono un lavoratore dello spettacolo, sono un tecnico luci di RISP, la rete intersindacale dei lavoratori dello spettacolo, che da un anno mobilita appunto lavoratrici e lavoratori dello spettacolo piegati dalla situazione pandemica, che è passata dall'essere un'emergenza alla normalità che stiamo vivendo, e una normalità nella quale siamo stati completamente gettati e completamente abbandonati da istituzioni e qualsivoglia ministeri che dovrebbero occuparsi in qualche maniera del nostro settore da un punto di vista anche normativo. E per quello che riguarda il percorso dei lavoratori dello spettacolo all'interno di un processo di rivendicazione del reddito di base, reddito universale, chiamatelo un po' come volete, noi abbiamo creduto fermamente fin da subito che il settore del lavoro nello spettacolo potesse essere in qualche modo archetipico e potesse rappresentare un'avanguardia per arrivare poi a precipitare da quella che è una teoria del reddito incondizionato, reddito di base, a effettivamente una continuità di reddito che non sia solo emergenziale, ma sia qualcosa di costitutivo all'interno delle vite dei lavoratori e non. Questo perché per i lavoratori dello spettacolo è abbastanza normale, anzi del tutto normale, che i periodi di non lavoro, che però di fatto sono periodi di trasformazione del tempo di vita in tempo di formazione, tempo di studio, tempo di appunto trasformazione del proprio tempo di vita in qualcosa che è propedeutico a quello che poi è il tempo di lavoro effettivo. Ecco, rivendicare da un punto di vista di riforma e anche da un punto di vista conflittuale la messa in campo di una forma di continuità di reddito per i lavoratori dello spettacolo, in qualche modo siamo convinti che possa rappresentare una forma di avanguardia per quello che poi tutto il discorso che ha a che fare con il reddito di base, il reddito incondizionato, chiamatelo un po' come volete. Lavoratori dello spettacolo sono con ADL Cobas, con Sicobas e con CLAP in mobilitazione continua da un anno,
da quel 23 febbraio che ha rappresentato di fatto la fine del pubblico spettacolo in questo paese, e di cui tra poche settimane scade l'anniversario. È stata la prima volta nella storia che tutto, nella storia del nostro paese, che tutto il settore spettacolo si è mobilitato, e con queste parole d'ordine, cioè ponendo l'accento sulla necessità di avere una continuità di reddito e trasformare appunto il tempo di non reddito delle nostre vite lavorative in qualcosa di riconosciuto come facente parte dell'attività lavorativa. Il mese che ci aspetta, che ci si prospetta davanti, è un mese di intensa mobilitazione, intensa preparazione, appunto per festeggiare, mi viene, ma non è la parola giusta, degnamente l'anniversario del 23 di febbraio, che è appunto la fine che sanciva, c'è stato un decreto legge che ha sancito di fatto la fine del pubblico spettacolo, e da quel giorno, per a questo punto quasi 365 giorni, non c'è stato nessun tipo di presa in carico da parte istituzionale di quella che è la situazione dei lavoratori dello spettacolo. Non sono usciti protocolli adeguati per qualsivoglia ripartenza, nonostante il ministro, con tutte le M minuscole possibili, abbia sbandierato spesso quella che non si è rivelato poi essere nessun tipo di ripartenza. Crediamo che il 23 febbraio, che vedrà i lavoratori dello spettacolo nelle piazze di tutti i territori coordinati con l'esperienza di RISP, emergenza continua, scendere in piazza per riportare in auge nell'agenda mediatica e nell'agenda politica il problema che sta vivendo il pubblico spettacolo e 500.000 operatori del settore in questo periodo pandemico. Crediamo che quella giornata lì non debba essere solo una giornata dei lavoratori dello spettacolo, ma possa rappresentare un momento di coagulazione di altri percorsi di lotta che parlino di continuità di reddito all'interno dei propri percorsi. E mi vengono in mente i rider o i lavoratori dell'ambito del caregiving, per esempio. E quella giornata, in particolare per i lavoratori dello spettacolo, rappresenterà un momento propulsivo per poi portare tutte e tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo davanti al Teatro Ariston, per fare in modo che i lavoratori siano protagonisti in tutti i sensi, cioè siano protagonisti, siano pubblico, siano artisti, siano maestranze di quel carrozzone di Festival di Sanremo che assolutamente, per quanto ci riguarda, non deve rappresentare un moloch da distruggere, ma semplicemente un momento, un palcoscenico da cui far emergere di nuovo tutte le contraddizioni che storicamente vive il settore lavorativo dello spettacolo nel nostro paese e che la crisi pandemica ha portato in auge e ha, come si dice, ulteriormente fatto venire i nodi al pettine. Spero di essere stato chiaro, di aver detto tutto e di essere stato sufficientemente breve. Ringrazio tutta ADL per l'invito a partecipare. E grazie ancora. Io intanto mi presento, sono Giovanni Di Antudo, rete dei comitati territoriali per l'indipendenza della Sicilia. Con il mio intervento provo a dare alcuni spunti alla discussione, a partire un po' dalla nostra esperienza nei territori siciliani. Qui la crisi sanitaria dovuta allo scoppio della pandemia ha solo peggiorato la già drammatica crisi economica, sociale e istituzionale. La risposta nelle piazze dei commercianti, dei lavoratori precari a seguito della chiusura imposta con l'arrivo della seconda ondata hanno fatto emergere proprio l'incapacità delle istituzioni locali, delle istituzioni regionali e quelle nazionali
l'incapacità di dare una risposta adeguata dentro la gestione della crisi. Parto da un dato che evidenzia perfettamente la drammaticità di questa situazione. La CGIL Sicilia dice che a marzo si saranno persi 70.000 posti di lavoro e stiamo parlando soltanto della Sicilia. Le misure di sostegno come i bonus, la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno funzionato sì, ma nell'ottica di garantire complessivamente la pacificazione e la stabilità. Nonostante in molti non ne abbiano beneficiato, a tanti altri ha permesso di tirare avanti, soprattutto nella prima fase della pandemia. Ma chiaramente sappiamo che si trattano di misure tampone che non risolvono la crisi economica in atto. Infatti, se è vero che le forme di cassa integrazione sono aumentate esponenzialmente, addirittura il triplo rispetto a quelle successive alla crisi del 2008, allo stesso tempo emerge che nell'isola sono andate perdute oltre 17 milioni di giornate lavorative. Si tratta di un reddito totale di 398 milioni di euro al netto delle tasse. Come dicevo precedentemente, sono più di 67.000 i lavoratori che sono rimasti fuori da ogni circuito produttivo nei mesi di crisi sanitaria e si registra inoltre una perdita di reddito che è stimata pro capite per 5.900 euro circa in un anno. È abbastanza chiaro che non solo fino a marzo, ma anche nei mesi successivi, i numeri di questa crisi andranno sempre più a crescere. La crisi quindi ha di fatto aumentato le disuguaglianze e generato nuove povertà che però già erano esistenti nella nostra terra. Nel frattempo i governanti si preoccupano esclusivamente del PIL e si battono per distribuire le risorse europee, quelle del recovery fund, a chi invece è il responsabile della situazione che stiamo vivendo. Quindi come organizzare una risposta? Credo che sia la domanda di oggi. Basta rivendicare un reddito di emergenza garantito a tutti e a tutte? Secondo noi no. Noi dobbiamo organizzare una risposta che mette al centro il diritto al reddito, inteso come diritto a campare e non solo a sopravvivere, ma dobbiamo farlo a partire dai nostri territori. Nessun percorso collettivo, diciamo così, nazionale, può prendere forza se non è radicato nei contesti dove maggiormente si pagano le conseguenze della crisi e dove si pratica già da ora una risposta. E mi riferisco alle lotte sindacali per la riduzione dell'orario di lavoro e la garanzia del pieno salario, ma anche quelle che sono orientate a garantire un lavoro e mi riferisco alle lotte degli assistenti igienico-personali in Sicilia, quella per la stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica, oppure alle lotte dei forestali per lo stipendio e la riforma del settore, ma anche a quelle dei disoccupati, dei lavoratori precari, dei cantieri di servizio e delle borse di lavoro. Mi riferisco anche ai comitati di quartiere che costruiscono reti di mutuo aiuto e solidarietà all'interno appunto dei rioni, dei quartieri, ai comitati di difesa del diritto alla salute e che lottano per una sanità mirata a livello territoriale e quindi anche gli ambulatori popolari di quartiere. Ecco, secondo noi si deve partire proprio da questo. Solo incentivando, aiutando e sostenendo la nascita e il radicamento di questi percorsi possiamo ambire ad acquisire una forza tale. Una forza tale che ci permette di strappare pezzi di ricchezza a chi la ricchezza la vuole tenere tutta per sé. A questo ovviamente va aggiunta anche la capacità di saper cogliere i momenti giusti, le crepe, come direbbe qualcuno, per radicalizzare lo scontro e quindi anche in un certo senso rendere condivisibili e massificabili le proposte di un'alternativa concreta. Grazie. Se posso vado io, mi sentite? Bene, allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. E ringrazio insomma l'ADL per aver organizzato questa assemblea, questo momento di discussione e di confronto che spero insomma sia proficuo. Io porto insomma il contributo della mia esperienza. Io sono Tommaso di Riders Union Bologna.
Riders Union, per chi non lo conoscesse, diciamo il sindacato metropolitano dei ciclofattorini, dei riders, che tanto sono stati nominati in questi ultimi mesi, anche appunto in questa assemblea. Come noi, come diciamo Riders Union Bologna, poi negli anni sono nate altre esperienze in altre città e a partire dall'organizzazione stessa dei lavoratori. Il nostro slogan è sempre stato, fin dall'inizio, da quando siamo formati, non per noi ma per tutte e per tutti, e questo proprio per anche come dire far capire all'esterno che la lotta dei riders non era una lotta settoriale specifica, ma in un certo senso il rider è che è diventato anche un simbolo, un po' un paradigma, diciamo, anche della condizione della precarietà oggi, poteva parlare a tanti e tanti altri che soffrono, che vivono sulla propria pelle in questo periodo ancora di più le condizioni appunto di precarietà, di ricattabilità e di sfruttamento. E senz'altro poi appunto il rider ha diciamo rappresentato anche un po' questa nuova forma con l'avvento delle tecnologie, delle piattaforme, come si diceva, quindi nuova organizzazione del lavoro, che però si porta dietro anche vecchie forme di sfruttamento su tutte, no? Pensiamo al cottimo, una parola che purtroppo è ritornata di moda in questo periodo, perché appunto noi lavoriamo a consegna, con la paga a consegna, senza tutele, senza garanzie, senza diritti. Da questo punto di vista appunto noi abbiamo iniziato a organizzarci nelle varie città, però dobbiamo dire che in questo ultimo anno delle cose sono successe, evidentemente sono cambiate con l'avvento insomma di questa pandemia, e quindi, come si ricordava prima, alcune aziende, alcune piattaforme hanno aumentato i propri fatturati, si sono arricchite all'interno di questa pandemia su tutte quelle del food delivery, per ovvi motivi. Il servizio di consegna a domicilio è andato a crescere in modo esponenziale, ci sono i dati di queste grandissime aziende multinazionali come Deliveroo, come Uber Eats, come Glovo, che hanno veramente quintuplicato i loro guadagni, però senza ridistribuire niente da un punto di vista diciamo di salario e di diritti ai fattorini, in questo caso ai lavoratori. E in questo anno appunto noi siamo stati definiti addirittura dal governo, dalle istituzioni, dei lavoratori indispensabili, quello del food delivery appunto un servizio essenziale, però le condizioni sono rimaste le stesse, e aggiungo, senza neanche ottenere diciamo quelle poche briciole che diciamo in qualche modo sono state date, qualche sussidio, incentivo, bonus. Ai riders niente, sono rimasti diciamo abbandonati a loro stessi nelle strade deserte a lavorare appunto il giorno e la notte per 3 euro a consegna. E allora si è dato in quel contesto difficile, particolare, perché comunque rischiavamo tutti i giorni non solo gli incidenti per pochi spiccioli, ma anche di contrarre il virus. Abbiamo deciso a Bologna, coordinate con altre parti d'Italia, che se potevamo scendere in piazza e in strada a lavorare, a stare in fila fuori dai locali per prendere l'ordine, potevamo anche stare in strada e in piazza per protestare, per richiedere i nostri diritti. Abbiamo iniziato a mobilitarci, c'è stato, come molti saprete, anche un po' la miccia che è stata l'entrata di questo contratto truffa, un contratto firmato sulla pelle dei riders, alle spalle delle organizzazioni sindacali come la nostra, da UGL e da Assodeliveri, l'associazione di categoria che comprende le grandi multinazionali appunto del delivery, un contratto peggiorativo che torna indietro rispetto agli avanzamenti che avevamo fatto negli anni, alle rivendicazioni storiche dei ciclofattorini. E da lì appunto, da quella miccia inizio autunno, ci siamo organizzati e avrete visto insomma con le difficoltà, con i limiti, però in tutta Italia si sono date mobilitazioni, scioperi, iniziative importanti, da Milano passando per Bologna, arrivando a Roma, a Napoli, in tutte le più grandi città. Ottobre e novembre sono stati mesi di mobilitazione forte, e quello che abbiamo provato a fare a Bologna, ma come da altre parti, è stato appunto di, ricollegandomi al nostro slogan che dicevo all'inizio, non per noi ma per tutti, di allargare. Diciamo, la nostra è sempre stata una lotta caratterizzata innanzitutto
per un riconoscimento sostanziale, e però che parlasse anche a tante e tanti altri, ancora di più in questa situazione, in questo contesto di pandemia in cui gli invisibili, come li abbiamo chiamati noi, sono aumentati, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori del turismo, della ristorazione, i facchini della logistica, noi riders, abbiamo provato a fare un ragionamento per appunto ampliare, far sì che quella dei riders non fosse una lotta difensiva ma espansiva, che chiedesse diritti, tutele, salario, reddito per tutte e per tutti. E quindi diciamo con questa tensione, con questo atteggiamento abbiamo affrontato anche quelle mobilitazioni anche qua a Bologna di appunto allargamento, di porre al centro anche la redistribuzione della ricchezza, diciamo il basso che si organizza contro l'alto. Noi pensiamo che questo tipo di approccio sia ora attuale ancora di più, e quindi sia essenziale incrociare le lotte, come si diceva prima, e appunto chiedere un riconoscimento a partire dalle vertenze specifiche, però appunto con questa attitudine di ampliamento. Noi come Riders Union Bologna continuiamo appunto ad andare avanti nella nostra mobilitazione. Tra l'altro, per quanto riguarda i riders nello specifico, ci sono dei tavoli nazionali che si sono bloccati anche per quello che sta accadendo a Roma, ovviamente con la crisi di governo, però i riders giustamente non sono interessati appunto a Renzi, a Conte e ai vari balletti, ma alla paga fissa oraria, a un contratto dignitoso, e quindi ci stiamo organizzando per nuove mobilitazioni. Aggiorno proprio che in queste ore siamo in contatto con Padova, con Milano, ci sono già state insomma dei segnali, delle riprese anche delle mobilitazioni, anche a Bologna ci stiamo organizzando, e ripeto, il nostro approccio è sempre quello di ampliare, di allargare a tante e tanti altri come di noi, magari meno visibili da un punto di vista ecco di presenza, di colori nella città, però allo stesso modo che vivono le forme di ricattabilità, di sfruttamento e di precarietà. Quindi noi ci siamo e cercheremo insomma in modo organizzato di partecipare anche alle varie date che escono da questa assemblea. Grazie. Ciao, mi sentite? Vai. Quasi poco. Proverò. Ok, grazie. Allora, innanzitutto ciao a tutti, sono Chiara, faccio parte dell'Assemblea Sociale per la Casa di Venezia e di ADL Cobas, e soprattutto negli ultimi, diciamo così, due anni si è intrecciato molto il lavoro fra appunto l'Assemblea Sociale, i movimenti qua cittadini e il lavoro dell'ADL. Dunque, all'interno di questo ragionamento complessivo sull'emergenza reddito, il comparto del turismo, come veniva sottolineato da altri prima, ma soprattutto in una città come Venezia, rappresenta un caso abbastanza esemplare, perché in città diciamo che questa è stata una vera e propria industria che ha spolpato la città, sicuramente se pensiamo a tutto quello che ha comportato, che comporta, in questo momento c'è lo stop, ma il passaggio delle grandi navi e quel tipo di turismo, l'aumento del costo della vita, l'aumento del costo degli affitti, eccetera, e questa grande vera e propria industria con la pandemia, diciamo così, ha subito uno stop ed è collassata su se stessa. Non dico questo perché rimpiangiamo in qualche modo quello che era e quello che c'era prima in città, ma perché effettivamente noi adesso ci stiamo trovando di fronte a un peggioramento della vita e l'impoverimento di migliaia e migliaia di persone, lavoratrici e lavoratori, che appunto dipendevano da questo comparto. È un comparto dove sicuramente esiste uno sfruttamento molto grande, perché c'è un diffusissimo lavoro nero, la grande modalità dei subappalti, degli appalti, un lavoro che è soprattutto femminile, diciamo così che fra l'altro inoltre a questo le grandi catene alberghiere si stanno preparando anche a fare un ridimensionamento del personale con licenziamenti di massa, e
ovviamente con l'obiettivo poi di ricominciare con una maggiore precarietà e sfruttamento. Noi come ADL da anni, appunto come dicevo prima, si sta organizzando una parte di questi lavoratori e lavoratrici che adesso ovviamente con gli attuali ammortizzatori sociali sono, diciamo così, alla canna del gas. A partire da realtà organizzate si sta cercando un po' di anche proporre un percorso che coinvolge anche altri soggetti colpiti dalla crisi, tutti i soggetti colpiti dalla crisi, come anche interventi prima di me naturalmente sottolineavano che ce n'è una necessità e che sono ovviamente i più precari in questo panorama. Diciamo così che questa componente per noi potrebbe essere anche presa come una delle parti trainanti sulla questione del reddito, nel senso che al di là dei propri problemi specifici che in questo momento fra l'altro non possono nemmeno essere affrontati in senso stretto di tipo sindacale o vertenziale con l'azienda, perché come dire noi stiamo parlando appunto di mesi in cui tutto è chiuso, quindi non si può fare la classica vertenza sindacale con la controparte, perché di fatto questa controparte aziendale in questo momento non c'è. Quindi, come dire, si sta anche cercando di ragionare su nuove forme di lotta e di rivendicazione. Ci sono state delle iniziative che hanno portato anche a una riunione con la regione qua in Veneto, che però come dire si è tolta dall'impiccio della responsabilità dicendo che appunto questa situazione non può dipendere da loro, che possono aiutare le aziende, ma il sostegno al reddito è una competenza governativa. Come dire, noi invece pensiamo che sia necessario che gli interventi diretti invece siano fatti proprio a livello territoriale, proprio dalle regioni e dai comuni. Bisogna territorializzare le vertenze in questo senso. E per esempio qui a Venezia abbiamo lanciato per venerdì 19 febbraio davanti agli uffici della Regione Veneto una manifestazione, una mobilitazione per pretendere degli interventi diretti. Su questa data vogliamo far convergere anche altre realtà lavorative, sociali, come dire, storiche da un lato, come quella della casa, degli occupanti di casa, ma anche quelle degli autisti del trasporto pubblico, degli studenti, dei lavoratori dello spettacolo, della cultura, come prima si diceva, perché crediamo che appunto in questo momento sia necessario, soprattutto in un contesto in cui l'industria principale è collassata, far capire che appunto non si può settorializzare le lotte, non si può parlare di problemi separati, ma in questo momento si deve assolutamente in qualche modo collettivizzare questa lotta. E su questo, per esempio, sul problema della casa, io credo che dovremo anche tutti quanti un po' cercare di ragionare assieme, magari altri interventi dopo di me sottolineeranno questo problema, come anche prima è stato ribadito, del fatto che comunque noi ci avviamo al 30 giugno alla fine del blocco degli sfratti e credo che sia importante individuare in questi mesi, prima sicuramente di questa data, anche dei percorsi comuni, delle date comuni da condividere fra di noi nei vari territori su cui agire su questo tema dell'abitare e della casa. Sicuramente abbiamo un patrimonio di lotta sulla casa non indifferente, non parlo solo per Venezia, ma anche per tante altre città e regioni d'Italia, e credo che appunto il grande momento di difficoltà in cui si trovano migliaia, più di 1,5 milioni di persone, secondo i dati Istat, no, di famiglie, ma voglio dire, sappiamo che sono molte di più, di disagio, di difficoltà abitativa, non potrà che peggiorare nei prossimi mesi. Quindi, come dire, da un lato sicuramente ci deve essere l'obiettivo di continuare a richiedere con forza il blocco degli sfratti, continuare a chiedere che i canoni di locazione, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio pubblico, vengano abbassati. Qua in Veneto siamo reduci
ci dà da un anno in cui invece è stata applicata la nuova normativa regionale sull'edilizia residenziale pubblica, che ha visto aumentare gli affitti delle case popolari a volte del 100%, 200%, 300% per le famiglie. Quindi insomma diciamo che quello che è stato fatto dal punto di vista istituzionale negli ultimi mesi, negli ultimi anni, va assolutamente nella direzione opposta di quello che invece si dovrebbe fare in questo caso per le politiche abitative, per sostenere ovviamente anche politiche abitative sociali che non portino alla povertà molte più famiglie di quanto ora siano. Credo che potremmo sviluppare di noi per sviluppare anche proprio dei punti e delle vertenze comuni, delle battaglie comuni su questo tema appunto dell'abitare e del turismo, come dicevo prima, e ringrazio molto gli interventi che mi hanno preceduto e ascolterò con piacere i prossimi se vorranno riprendere questo tema. Grazie a tutti. Ok, solo un appunto, scusa Francesco, mi raccomando, stiamo nei 5 minuti degli interventi. Va bene, intanto grazie per questa occasione di confronto e dibattito. Io sì, parlo in veste, diciamo così, di portavoce di uno dei comitati ambientalisti presenti all'interno della Bassa Padovana. Chiaramente sono leggendo anche i temi, insomma, no, che sono alla luce di questa discussione, insomma, no, mi è balzato sotto gli occhi l'ultimo rapporto che è stato presentato da Oxfam, insomma, no, e perché quando parliamo di possibilità di avere un reddito per tutti, di disuguaglianze e di, diciamo, distribuzione della ricchezza, sapere che appunto adesso nell'ultimo osservatorio, insomma, le 1000 persone più ricche al mondo hanno recuperato in appena 9 mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l'emergenza Covid-19. I più poveri invece ci metteranno almeno 10 anni per recuperare questo tipo di gap, no? E pensiamo che appunto per questi più ricchi la recessione è già finita. I primi 10 miliardari del mondo hanno avuto un aumento di patrimonio di 540 miliardi di dollari complessivi. Allora, tra marzo e dicembre 2020, mentre appunto la pandemia innescava la più grave crisi occupazionale degli ultimi 90 anni, il famoso Bezos, proprietario di Amazon, ha visto aumentare il suo capitale di 78 miliardi di dollari. Ecco, allora, non è finita qua, perché ovviamente con la ripresa dei mercati azionari, le fortune di questi miliardari, insomma, sono talmente lievitate che hanno raggiunto gli 11.950 miliardi di dollari. Praticamente è l'equivalente, insomma, no, vedevo, di quello che hanno stanziato i paesi del G20 per affrontare la questione della pandemia. Quindi possiamo dire purtroppo con certezza che la pandemia ha cresciuto e sta crescendo le disuguaglianze e che il virus appunto ha colpito il mondo, un mondo già profondamente disuguale, insomma, no? È un mondo dove un gruppo, è uno sparuto gruppo, tra virgolette, di 2.000 miliardari, possiedeva e possiede, insomma, no, la ricchezza del 50%, diciamo, dell'umanità, quella che è costretta a vivere con $5.50 al giorno. È un surplus, insomma, no, di reddito che è andato a questo 1% dei più ricchi, e sono gli stessi, per collegarmi anche al tema ambientale, insomma, no, che questo 1% dei più ricchi è anche quello che ha bruciato il doppio di carbone rispetto al 50% dei più poveri della popolazione. E quindi quando parliamo di crisi climatica ambientale dobbiamo anche fare riferimento, insomma, no, a questo schema anche di disuguaglianza sociale molto presente, molto profonda, con la quale dobbiamo fare i conti. Io credo che appunto la questione della catastrofe climatica sia e rimanga, insomma, la più grande minaccia per l'esistenza umana e per il futuro di questo pianeta.
E questa cosa, insomma, no, deve essere costantemente al centro dell'iniziativa di tutti noi, in qualsiasi campo, in qualsiasi settore sia appunto il nostro intervento. Restiamo profondamente convinti, insomma, no, che la lotta contro la disuguaglianza sia un tutt'uno con la lotta alla giustizia, per la giustizia climatica. Inutile ricordarci, però vale sempre la pena di farlo, insomma, ho visto che magari c'è anche qualcuno all'ascolto, che la temperatura della Terra ormai è aumentata di un grado, no, rispetto all'ultimo secolo, e che siamo appunto di fronte ad una presenza, insomma, no, di aumento della CO2, insomma, no, che ormai ha raggiunto livelli record. Sappiamo anche che sostanzialmente tutta la pratica degli accordi fatti fra le nazioni, a partire dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi del 2015, in realtà, insomma, gli effetti sono molto molto ridotti, e lo stanno a confermare anche gli ultimi rapporti, insomma, dell'IPCC. Dovremmo appunto dimezzare le emissioni globali della CO2 entro il 2030 e azzerarle entro il 2050, ma come tutti ben capiamo non è solo un compito titanico, è semplicemente anche un qualcosa che non è nelle corde, e non stiamo andando assolutamente in questa direzione. Quindi è obbligo per tutti porsi il problema di una rivoluzione dell'intero sistema, quindi le nostre forme anche di vertenza, insomma, no, sia ambientali che sociali, devono tenere presente questo tipo di riferimento e questo tipo di passaggio. La lotta al cambiamento climatico deve stare all'interno della prassi quotidiana che ognuno di noi porta avanti, perché è attraverso di questo che noi possiamo lavorare per un ritorno al futuro. Siccome sto già mangiando i 5 minuti, dico solamente alcune cose che stiamo facendo, insomma, no, all'interno della nostra esperienza territoriale, dove siamo impegnati nella difesa della sanità pubblica, contro l'ampliamento delle discariche, la presenza o la costruzione di nuovi inceneritori, anche se sono magari camuffati da cementifici. Una battaglia recente è quella contro la costruzione di grandi mega allevamenti intensivi, adesso se ne sta proponendo uno, il più grande d'Europa, per 1,5 milioni di galline ovaiole. È anche una difesa dei nostri spazi, il nostro parco ambientale, dei colli uganei, insomma, no, e il tutto dentro, però lo facciamo, cerchiamo di farlo, insomma, no, senza perdere di vista la visione complessiva. Cerchiamo sempre di avere, insomma, no, una pratica global, e di coniugare appunto queste battaglie per la giustizia ambientale con la giustizia sociale. Non possono essere disgiunte e devono sempre marciare insieme. Per questo siamo qui e continueremo a farlo insieme a voi. Grazie. Grazie Francesco. Solo vi rubo solo un minuto prima di passare la parola a Clap. No, siccome dai vari interventi sono uscite anche alcune scadenze, alcune date, no? Il blocco dei licenziamenti, il blocco degli sfratti, l'8 marzo, quindi chiediamo anche a tutti di provare a esprimersi, a entrare anche nel merito delle scadenze, delle proposte che stanno uscendo, insomma. Okay. Passo la parola a Emilia. Devo andare io. Clap Roma, sì. Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti e tutte. Io provo sia a interloquire con quest'ultima cosa che diceva Dino, sia a riprendere anche delle cose giustissime che venivano dette nell'introduzione, a mio avviso, da Ruggero. E starò nei 5 minuti, perché intanto quello che penso, quello che pensiamo è che questa discussione, anche il proseguo di una discussione già iniziata a Marghera, sia importante farla in questa fase, perché non avviene a bocce ferme, diciamo così. E perché credo che tutti e tutte noi stiamo tentando un po' di capire come, in che modo ci facciamo trovare preparati, diciamo così, allo tsunami ben descritto da Ruggero nell'introduzione, che si è già abbattuto e si sta abbattendo in realtà su tutto il paese, e che nei prossimi mesi molto probabilmente peggiorerà. E
lo sblocco di licenziamenti è ancora programmato e non è stato prorogato al 31 di marzo, sta lì a segnalarci che le cose non potranno che peggiorare da un certo punto di vista. Per cui il capire come si affronta questa situazione, come si organizza una vera e propria battaglia, a nostro avviso, luogo di lavoro per luogo di lavoro, territorio per territorio, è un po' l'obiettivo di discussioni come queste, e su questo vorrei concentrarmi, con un occhio in particolare a, diciamo così, a che cosa vuol dire anche fare sindacalismo sociale, come l'abbiamo definito insieme a tanti e tante altre oggi, che cosa vuol dire accettare fino in fondo la capacità anche di sperimentare nuove pratiche. Oggi si parla molto di mutualismo e si fa bene anche a fare delle differenziazioni. Il mutualismo deve, può e deve essere effettivamente una vera e propria pratica di lotta, la capacità di organizzare e ricostruire rapporti di forza proprio attraverso queste pratiche di mutualismo. Per quanto riguarda le esperienze delle CLAP, queste sono un po', diciamo così, dei ragionamenti fondativi, e è molto interessante per noi riuscire a condividere questi ragionamenti anche con realtà che, a partire da punti di vista differenti, si stanno un po' ponendo però lo stesso problema, con l'attenzione appunto a quelle figure del lavoro precarie, sempre definite inorganizzabili, scarsamente organizzate, che invece in questo momento stanno dimostrando, e su questo punto vorrei tornare, una capacità di mobilitazione e di organizzazione non indifferente. Su questo bisognerà un po' capire noi come vogliamo un po' porci. L'invito a costruire reti, l'esempio di Rispe, della rete intersindacale professionisti dello spettacolo, è un esempio che sta lì a raccontarci tante cose, a mio avviso. È un invito che io coglierei, ma per un punto specifico che credo che sia un rompicapo un po' di tutti, nel senso che a mio avviso, se osserviamo anche oggi, ci sono moltissime battaglie all'interno dei luoghi di lavoro, sono battaglie molteplici, molto spesso sono molecolari, e quindi riuscire a capire qual è il rapporto, che tipo di rapporto possiamo costruire, che tipo di lavoro possiamo fare all'interno di questa, appunto, di questo confronto mai liscio, il rapporto fra le molteplici battaglie del mondo del lavoro e la capacità, la possibilità di generalizzare queste battaglie, è un pochino la sfida che dobbiamo provare a cogliere. E generalizzare oggi, o tentare di farlo, queste battaglie, a nostro avviso, vuol dire costruire reti di reti, costruire nuove forme di relazione fra i soggetti sindacali e non solo, realtà di movimento che su questo ci vogliono stare, e farlo a partire sì da soggetti che si collocano un po' su una faglia, diciamo, su un confine che sono paradigmatici, ma farlo in tutti i campi in cui è possibile. A nostro avviso questa è una parte fondamentale, il ragionamento che stiamo provando a costruire su questo, di reti e di reti intersindacali, assume una centralità a nostro avviso non rimandabile, e nel nostro piccolo qua a Roma proviamo a farlo sui settori che sono stati nominati, ma anche all'interno del lavoro di cura, della sanità pubblica e privata in convenzione, del lavoro pubblico esternalizzato, nelle mille forme dello sfruttamento, l'utilizzo delle cooperative, la società in house, insomma tutti i meccanismi che conosciamo bene. E tutto questo però non sta avvenendo, come ci dicevamo, a bocce ferme, in un quadro liscio, e non voglio ripetere quello che stavo detto nell'introduzione, però sono elementi abbastanza importanti. Quello che sta avvenendo attorno al recovery plan, la battaglia sporca che ha scatenato dal punto di vista, tra virgolette, istituzionale, ma soprattutto l'assalto che sta portando Confindustria, no? Che vuole giocare un po' la partita l'asso piglia tutto. E i racconti che abbiamo dovuto leggere in queste settimane, penso al martellamento mediatico sui rider, di cui parlava prima Tommaso, questa narrazione del lavoratore che si rimbocca le maniche, piuttosto che l'invito alla riqualificazione, alla formazione che nasconde solamente appunto la volontà di far entrare le agenzie per il lavoro, i privati dentro a questa partita della formazione, della riqualificazione, eccetera. C'è anche una narrazione purtroppo attorno a quello che sta accadendo, che è quella dell'avversario, e noi probabilmente dobbiamo essere in grado di costruire un'altra narrazione, e quindi di portare al centro delle idee forza, come si diceva, e sono state nominate. C'è il reddito, ovviamente, che è una battaglia fondamentale, che noi riteniamo ricompositiva, che pensiamo parli di tutte le questioni che sono state affrontate fino adesso e che è necessaria oggi più che mai, diventa lampante e diventa anche abbastanza chiara. Anche qui, come si fa a portare questa rivendicazione dentro le lotte che insistono sul mondo del lavoro? E come si fa a spiegare, a raccontare, a capire che quando parliamo di reddito stiamo parlando di tutto ciò che ruota attorno a questa rivendicazione? Stiamo parlando dei salari e della necessità di battersi anche per un salario minimo, a nostro avviso, legale. Stiamo parlando del welfare, della ricostruzione
costruzione di un welfare all'altezza di quello che sta avvenendo. Stiamo parlando di tutto ciò che accadrà in futuro rispetto a questa montagna di soldi che si stanno per adesso disputando soltanto quelli che vogliono farli finire nelle solite tasche, insomma, in poche parole. E su questo, appunto, bisogna fare un ragionamento di medio periodo. Chiudo per non rubare altro tempo, giustamente sulle mobilitazioni, perché non basta ricostruire narrazioni, è necessario ma non sufficiente, non basta avere delle rivendicazioni compositive come quelle che stiamo nominando, necessario ma non sufficiente, è importante capire come ci si mobilita e quando. Su questo siamo assolutamente d'accordo, l'8 marzo è una data importante sulla quale noi qua a Roma investiamo da molti anni, ovviamente attendendo le indicazioni che ci darà il movimento transfemminista, di non una di meno, oltretutto in questo momento stesso in assemblea, le indicazioni che ci saranno, che ci daranno le mobilitazioni che verranno indicate, provando un po' a fare il nostro qui dentro, perché rispetto a questo il ragionamento che è stato fatto negli anni, ad esempio sullo sciopero, sulla capacità di risignificarlo, ancora di più lo smart working, il lavoro di cura, insomma l'8 marzo è una data che ci permette di riuscire a portare tante di queste cose. Lo sblocco di licenziamenti, se confermato, a nostro avviso deve essere una data in cui ci mobilitiamo in tutti i territori, perché bisogna cominciare a comporre anche queste trincee, questi confini oltre i quali dobbiamo dire non si può andare, non è possibile, mentre continua questo teatrino della crisi di governo, dimenticarsi che da qui a breve c'è una mannaia che sta per calare su centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari o meno. E anche l'orizzonte di medio periodo che è stato segnalato, quindi riuscire ad aprire una mobilitazione sui territori condivisa è una cosa molto interessante. Fondamentale per noi resta l'orizzonte delle cose discusse fino adesso, come costruiamo e ampliamo queste reti, come mettiamo in cammino anche queste nuove modalità di fare appunto sindacalismo sociale insieme, come si riescono a costruire delle relazioni che possano moltiplicare queste reti e fare in modo che anche nelle piazze nei prossimi mesi, ci auguriamo, possano apparire e giocarsi questa partita. Grazie. Emilia? Prova Emilia. Riuscite a sentirmi? Sì, ok, adesso sì. Okay. Allora, ciao a tutte e a tutti, io sono Emilia di ADL Cobas Lombardia, con la Camera del Non Lavoro e Lume abbiamo dato vita durante il primo lockdown alla brigata. Scusa Emilia, si sente un po' basso, prova a avvicinarti al microfono. Spero che adesso si senta un po' meglio. Allora, stavo dicendo che durante il primo lockdown abbiamo dato vita alla brigata Francarame, che si occupava della raccolta e della distribuzione delle spese solidali. Successivamente abbiamo creato una vera e propria brigata sanitaria, questo perché pur coscienti dei limiti, dei vari bonus e dei vari REM, ci siamo adoperati fin dall'inizio affinché le famiglie che sostenevamo potessero usufruirne per raggiungere una maggiore autonomia e indipendenza. Ci siamo quindi interrogati sui bisogni, sugli altri bisogni impellenti e niente, in una regione come la Lombardia che conta il più alto numero di morti per Covid a livello europeo, dove la privatizzazione della sanità ha seguito veramente un processo rapido e selvaggio e dove soprattutto non si è in grado di effettuare un tracciamento diffuso e gratuito, perché affidato alle aziende private il da farsi è stato chiaro, in un'ottica di mutualismo che parte però sempre dall'azione, e sottolineo la denuncia politica, abbiamo scelto di effettuare noi, o meglio i medici e gli infermieri, tamponi antigenici rapidi e gratuite, seguendo un po' l'esempio della tradizione del caffè napoletano, un'iniziativa inizialmente nata per raggiungere chi, pur contribuendo all'economia di questa città, rimane spesso ai margini perché magari privo di documenti. Da subito però siamo stati travolti da centinaia di persone in maniera trasversale, a dimostrazione del fallimento di un sistema di salute escludente per la maggior parte della popolazione. Nelle ultime settimane abbiamo sostenuto gli studenti e le studentesse offrendo loro i tamponi rapidi,
o effettuandolo direttamente fuori dalle occupazioni, anche perché per quanto ci riguarda il rientro a scuola in sicurezza non può prescindere da un tracciamento sistematico di tutta la comunità scolastica. E ci siamo anche scontrati con il solito ricatto salute lavoro che coinvolge numerose categorie, ad esempio le decine di riders che quotidianamente attraversano il nostro spazio. Quando effettuiamo i tamponi spariscono, non ne vogliono sapere, perché in caso di positività non sarebbero in grado di reggere una quarantena priva di tutele e sostegno al reddito. Questa è una situazione diffusa e per questo stiamo cercando di realizzare una cassa di resistenza che possa coprire i giorni di quarantena delle precarie e dei precari lavoratrici e lavoratori in nero. Siamo consapevoli che si tratta di una risposta inadeguata, per questo siamo convinti che sia necessario ripartire da una campagna che rivendichi un reddito universale, perché no farlo da una precedente esperienza, quella del reddito di quarantena, che a nostro avviso comunque è saputo intervenire a gamba tesa all'interno del dibattito politico, portando a casa, lo ripeto, una misura sicuramente inadeguata e insufficiente, ma una piccola vittoria che forse ci siamo rivendicati anche poco, che è va migliorata ed è migliorabile, come quella del reddito di emergenza. Quindi rivendicare reddito, ma anche pretendere che vengano ripristinati quei diritti fondamentali che sono stati tagliati, mercificati, fallo forti delle esperienze che abbiamo messo in campo e che funzionano, e lo stiamo dimostrando. Necessario farlo con iniziative concrete a livello territoriale, ma in maniera coordinata a livello nazionale, attraversando date significative come quella dell'8 marzo, che sicuramente avrà come parola d'ordine un reddito di autodeterminazione, proprio perché questa pandemia ha fatto emergere con maggior violenza le disuguaglianze di genere. E farlo creando un coordinamento, noi, come abbiamo fatto precedentemente con le compagne e compagni di Centocelle, ci mettiamo a disposizione affinché quella del tampone gratuito, quella dell'autosalute possa essere un'esperienza replicabile, e quindi rimaniamo a disposizione. Un saluto a tutti e a tutti. Margeli, attiva il microfono. Ok, vai. Ciao, sono Margeli Adiere Covas, Padova, e un po' volevamo mettere in discussione il tema della riflessione su come questa crisi pandemica impatta in maniera differenziata alle lavoratrici e ai lavoratori, come uomini e donne non veniamo lavoratori, non veniamo affettati di igual maniera in questa crisi. Abbiamo alcuni dati un po' per illustrare la situazione, poi da lì partire a pensare, già che siamo a poche settimane dall'8 marzo, come mettere in campo delle lotte che ci facciano andare avanti un po' con tutte le rivendicazioni, però anche portare al debate pubblico todas estas diferencias que la crisis, como todas las crisis históricas, profundizan las desigualdades, también las desigualdades de género. Algunas de las cifras que la crisis ci ha lasciato approfondendo questa situazione, abbiamo che un 56% dei posti di lavoro persi in questo periodo sono posti di lavoro occupati da donne. Meno di una donna su due in Italia lavora, a differenza del 67,6% degli uomini. La differenza di reddito tra donne e uomini è di 23%. In questo periodo Covid, della pandemia, il 65% delle donne ha aumentato il lavoro domestico, in confronto un 40% aumentato degli uomini. Quindi è un lavoro che è stato aumentato in maniera molto ampia, e che è un lavoro che sappiamo
non viene remunerato, non viene riconosciuto come un lavoro che genera valore e ricchezza e per lo tanto non viene riconosciuto, non viene pagato. Il 77% delle donne hanno aumentato il lavoro di cura dei propri figli in questo periodo di pandemico, a differenza del 60% degli uomini. Quindi le donne che avevamo già una carica, una sopracarica per come è stata, come organizzata culturalmente la nostra società, che già avevamo una carica di lavoro molto più grande, molto più ampia, per il fatto di occuparci dei figli, della famiglia, del lavoro di cura, anche del lavoro remunerato nella pandemia è stato, si approfondisce, no? E nell'ambito del lavoro remunerato, del lavoro formalmente riconosciuto, tra i settori più colpiti c'è il settore servizi, no? Che è un settore, sappiamo tutti, è ampiamente femminilizzato, no? E parliamo dei lavori di assistente domiciliare, dove il lavoro femminile arriva all'88% di donne di presenza femminile, babysitter, domestiche, ristorazione, lavori di pulizia, tutti i lavori che si sono approfondito in questo periodo, no? In cui è stato necessario molto di più prendersi cura degli altri, no? E in gran medida sin ricevere una remunerazione giusta, sin riconoscimento formale. In tutto questo contesto, che i propri figli, i figli, i bambini sono rimasti a casa e le donne sono quelle che si hanno occupato della didattica, no? Quindi siamo diventati anche maestre, insegnanti, senza togliere le altre mansioni, i compiti che erano già sulle nostre spalle. E c'è tutto dentro questo discorso una cosa che ci interessa molto, che è il tema della quali sono le specificità di questo problema en el marco de las trabajadoras y trabajadores con las cuales nosotros actuamos y que somos parte, es decir, la población migrante, que tiene una importancia fundamental en este país, en toda la Europa. Además, oltre a tutta questa problematica che colpisce alle donne lavoratrici, ci sono i problemi specifici per le donne migranti, no? Che tante si parla che percepiscono un reddito molto basso, meno dei 500 euro al mese. Stiamo parlando di situazioni dove non si possono neanche permettere di fare uno sciopero questo 8 marzo, no? E quindi questo ci mette in una situazione dove possiamo scegliere di avere un compromesso, una posizione di compromesso decoloniale, antirazzista, andando a guardare forse la situazione più crudele, no? Che colpiscono a noi come migranti, no? Parlo io anche come donna migrante razzializzata. E quindi pensiamo che per il prossimo 8 marzo sarebbe un'occasione per mettere in campo questa discussione e ancora una volta facendo vedere quali sono le ragioni per cui oggi come oggi stiamo ancora lottando per il riconoscimento delle mujeres del lavoro che apportiamo alla società e che todavía purtroppo continua a essere invisibile, gratis, por lo tanto esclavo, ¿no? Tutto qua. Vai Nicola. Ciao compagni e compagni, ciao a tutti. Allora, cerco ovviamente di stare dentro i 5 minuti, quindi didascalico, schematico, anche perché abbiamo cercato come compagni e compagni delle Marche di produrre un testo di 13 pagine che, diciamo così, si occupasse un po' di analizzare in maniera un po' più ampia la fase che stiamo vivendo e tracciarne
alcune prospettive. Per cui ecco, l'intervento ovviamente invece qua sarà molto settorializzato sul tema che stiamo trattando. Partiamo da un elemento fondamentale, per quanto anche banale, che ormai ci siamo detti e lo sappiamo, ma è importante ribadirlo come promessa per poi trarne le logiche conseguenze e non sbandarle invece. E cioè che la crisi pandemica ha, come dire, reso, ha messo in maniera nitida ciò che prima era opaco. Cioè, ovvero ha messo in totale evidenza la brutale violenza della struttura classista della nostra società, portando anche, accelerando tutta una serie di processi che erano già ampiamente sviluppati, ma che appunto hanno subito un processo di accelerazione in questo ormai ultimo anno. La risposta alle crisi che finora c'è stata, ne abbiamo viste, ne siamo stati anche in parte di alcune di esse protagonisti, sia nel mondo virtuale nella prima ondata e sia parzialmente nelle piazze dove abbiamo potuto mobilitarci, abbiamo visto soprattutto a novembre una risposta molteplice, plurale e spesso anche contraddittoria alla crisi socio-economica che stiamo vivendo. Ora però il problema è che la risposta ad oggi di questa crisi e le piazze che si sono mosse, per quanto è stato giusto e sarà giusto attraversarle, dobbiamo riconoscerne l'egemonia politica culturale di quelle piazze, che è quella della classe avversa alla nostra. Cioè oggi anche nella contestazione, nel reclamare reddito, denaro, lavoro, l'egemonia politica culturale dominante è quella della classe avversa, e questa classe soprattutto in queste piazze e quindi in chi le guarda, in chi sta soffrendo la condizione socio-economica, subisce il processo di soggettivazione che ne è conseguente. Per cui a nostro avviso, per stare dentro i conflitti che la crisi ha aperto, è necessario porci il problema di come rompere questa egemonia. E questo è l'elemento, a nostro avviso, fondamentale, il prerequisito dal quale poi consegue ogni cosa. E cioè la necessità di ritornare a misurarsi senza scorciatoie, in maniera organica, chiara, determinata, senza tipi di ambiguità, con il tema dell'autonomia di classe. Perché la soggettività non è solo, diciamo così, promotrice e dall'altra parte anche custode dell'autonomia dei movimenti, ma a nostro avviso la soggettività oggi, prima e dopo l'autonomia dei movimenti, deve occuparsi dell'autonomia di classe, che è cosa diversa ovviamente dall'autonomia di movimenti. Che cosa intendiamo per autonomia di classe, onde evitare di essere tacciati di ideologismo o di, diciamo così, legame a secoli passati? Intendiamo prima di tutto un processo in grado di costruire strumenti di analisi, individuazione degli obiettivi e di elaborare una visione. Perché pensiamo che solo su questo terreno si possa dare un meccanismo ricompositivo, che se ad oggi non si è dato, non si è dato a nostro avviso per due, tra virgolette, errori che abbiamo compiuto. Da una parte quello di ritenere che un tema specifico di ognuno di noi possa valere in termini generali come metatema, oppure che ogni tema specifico potesse trovare il proprio angolo, la propria collocazione dentro la crisi pandemica e poi risolvere il problema con l'intersezionalità e quindi risolverlo esclusivamente sul piano linguistico. Mentre invece pensiamo che non si tratta di produrre o trovare o accordarsi su metatemi, ma si tratta di ricomporci in quella che, per quanto ci riguarda, deve essere una piattaforma programmatica, cioè un piano di convergenza generale su temi che siano centrali sul discorso pubblico. Ovvio, noi oggi qua parliamo di reddito e quindi vorremmo essere anche molto concreti, perché quando parliamo di un piano, di una progettualità, vuol dire che andiamo a individuare scadenze, obiettivi e mobilitazioni.
Quindi reddito, lo ha detto chi mi ha preceduto, non vado a definire, scusate il gioco di parole, la definizione di reddito. Ma per poter reclamare reddito, pensiamo che il primo obiettivo, il primo diciamo così elemento di inimicizia da porre è quello di una lotta e di una tassazione contro i giganti digitali. Il secondo è una capacità di reimmaginare una patrimoniale adatta al XXI secolo. Il terzo, già detto, la necessità di un salario minimo garantito. Il quarto, l'invasione, l'occupazione di quei luoghi, di quelle esposizioni, di quei spazi che sono il simbolo della ricchezza e del lusso. Il quinto, mettere in campo azioni di riappropriazione, espropriazione e redistribuzione della ricchezza. E poi, ovviamente, porre tutto questo dentro le iniziative e dentro le date, le scadenze che non ripeto, che sono state già dette e che noi riteniamo centrali, che vanno dal blocco dallo sblocco del blocco degli sfratti allo sblocco del blocco dei licenziamenti all'8 marzo e soprattutto anche sulla capacità di poter usare i vertici come grandi palcoscenici per veicolare contenuti. Quindi il reddito per noi non è un metatema, ma è un piano del discorso, dell'azione, dell'agenda politica che si deve inserire dentro una piattaforma sociale dell'emergenza, in grado, ripeto, di individuare alcuni obiettivi di portata generale che vanno inseriti dentro il contesto contingente e che possono avere una funzione propulsiva e che possano svolgere e mettere in campo le condizioni per una ripresa reale ed efficacia dell'attività di agitazione sociale. E questi obiettivi non vanno cercati tanto nel iperuraneo della teoria, ma vanno colti e individuati nei bisogni urgenti che emergono o che possono emergere dal corpo sociale. Questo per quanto ci riguarda è l'elemento, come dire, centrale verso il quale ci dobbiamo muovere e verso il quale ricostruire una dimensione appunto reticolare, soggettività, autonomia di classe, progettualità e declinare questi con obiettivi specifici e condivisi che possano politicizzare la dimensione vertenziale e che possano portare a livello nazionale le mobilitazioni territoriali. Mi taccio. Ciao a tutti e tutte, sono Vincenzo del Centro Sociale Scatasuna di Torino, ma interverrò in maniera molto breve, nel senso che mi sembra che gli interventi che mi hanno preceduto hanno abbastanza affrontato tutto lo scibile, diciamo, della riflessione che in questo momento possiamo ipotizzare su questo tema del reddito. Noi banalmente in quest'ultimo periodo ci stiamo trovando a riflettere molto su quelle piazze che venivano nominate prima, che abbiamo visto in quest'autunno e che in qualche modo ci pongono di fatto una serie di problemi che non sono da sottovalutare, nel senso che sono per alcuni versi il riflesso della, non solo della scomposizione di classe agita dall'alto in questi 40 anni, ma anche, come dire, delle tensioni interne alla classe poste dalla fase, che sono tutte da esplorare e capire come affrontare. Nel senso che ci sembra che ci siano due grandi movimenti in questo momento che per alcuni versi si incontrano e per altri si scontrano, che sono da un lato quello di un grosso processo di deintegrazione di una parte significativa di tutto quel proletariato che di fatto viene considerato superfluo per quanto riguarda la sfera diciamo della produzione e quindi dell'accesso anche al reddito, e dall'altro lato invece è pienamente integrato, diciamo, nella dimensione del consumo e dei sistemi del consumo, ed è lì dove poi in altri paesi, ma in parte anche in Italia, va a insediarsi tutta la questione del debito e del ricatto del debito. Dall'altro lato invece vediamo quest'altro movimento che potremmo dire di declassamento, no? Di tutti quei soggetti che più o meno negli anni passati comunque sono ascesi a una condizione, diciamo, tra il lavoro autonomo e la microimprenditoria.
cioè, riuscendo in qualche modo ad accedere a quella che potremmo definire classe media, ma che in questo momento si trovano travolti dalla crisi e si posizionano evidentemente sullo stesso crinale di quello che poi sono i piccoli capitalisti, che sono lo scenario economico più diffuso, potremmo dire, nell'Italia di oggi, anche se quello, diciamo, meno potente. E questa frattura ci pone un problema consistente, nel senso che poi in questa pandemia quello che abbiamo visto emergere sono stati due tipi di conflitti principalmente. Uno molto chiaro, che insomma che ha tagliato la questione, come dire, del genere, della classe e della razza, che è stato quello della difesa della vita, della salute, di questa rigidità e incompatibilità verso lo sfruttamento, e che è stato in grado di in qualche modo portare a mobilitarsi o attendere a una possibilità di mobilitazione anche a dei settori centrali della classe che oggettivamente in tempi recenti non abbiamo visto mettersi in gioco, come possono essere alcune parti del comparto operaio più tradizionale in Lombardia, oppure come possono essere stati gli stessi lavoratori e lavoratrici della sanità. Dall'altro lato vediamo invece tutto questo movimento, da un lato dei deintegrati, cioè di chi insomma si agita tra periferia e province alla ricerca di una sopravvivenza, e con possiamo dire la guida, come si diceva prima, l'egemonia culturale di questa ceto medio in impoverimento. E il problema che ci si pone davanti è proprio come noi organizziamo un discorso sul reddito che in qualche modo da un lato rompa questa alleanza e dall'altro ricomponga una possibilità di un discorso antagonista e autonomo, a partire non tanto dalla questione di per sé del tornare al lavoro contro la salute, ma a partire proprio dalla questione delle condizioni di vita. E in questo senso ci sembra che vada posto anche uno sguardo sulla questione del lavoro di consumo, sul come di fatto oggi è organizzata questo tipo di accesso alle risorse, alla possibilità della riproduzione sociale, e quindi anche viceversa come è industrializzata la riproduzione sociale, come ci si può inserire in qualche forma per romperla e capovolgerla, questa industrializzazione. Ci sembra quindi che insomma gli interventi che ci hanno preceduto sono stati, per quanto ci riguarda, un'indicazione significativa e importante di un dibattito che crediamo vada tenuto aperto e vada continuato, e ci sembra che insomma questo percorso sicuramente sia un importante momento di confronto e di riflessione da cui partire per insomma affrontare queste sfide che oggi emergono con la pandemia, ma che, come si diceva prima, si rintracciavano già in tendenza. Ok, ci dovrebbe essere intervento da laboratorio Crash, se non sbaglio. Sì. Okay. Non so se mi vedete, / mi sentite. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Io ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutti e tutte i compagni e le compagne che si sono impegnate appunto per la costruzione di questo importantissimo momento di confronto, perché credo che appunto si sostanzi come un qualcosa di doveroso
dopo appunto un anno di crisi pandemica e quindi di appunto rimescolamento anche di tutte le carte, di tutti i terreni di gioco e di conflitto che ci si pongono davanti, però non credo fosse un momento, una possibilità scontata. Quindi innanzitutto ci tenevo per l'appunto a esaltare in realtà il carattere di, da un lato, tempismo e dall'altra parte anche di necessità di un momento come questo, e vorrei partire rispetto a una riflessione sul reddito da un passo prima la crisi pandemica, perché credo che sia innegabile dire che un po' il marzo dell'anno scorso costituisca il prima e dopo, il appunto pre e post di qualsiasi riflessione e analisi critica rispetto al mondo che ci si affaccia. Quindi io credo che tra tutte le cose che sono mutate rispetto a quest'ultimo anno, i primi mesi di crisi pandemica, quindi da marzo fino a giugno, hanno visto un emergere da un punto di vista di dibattito mainstream, quindi anche un'uscita del tema del reddito da quello che era prima il dibattito di movimento, ovviamente che da anni si articola su questa tematica, però credo che la cosa veramente fondamentale e importante sia stata quell'emersione nel dibattito più mainstream. Quotidianamente per un certo periodo si è parlato di questo reddito, di questa possibilità di pretesa, di condizioni di vita migliori, di condizioni di vita che non si limitassero alla mera sussistenza, alla mera sopravvivenza, ma che richiedessero qualcosa di più. Credo che questa cosa sia stata molto importante, soprattutto in un momento in cui da un anno a questa parte la narrazione dominante è quella che si basa sui sacrifici, sullo stringere la cinghia perché è un momento eccezionale, quindi per l'appunto l'esaltazione dell'eccezionalità del Covid come giustificazione per qualsiasi appunto declassamento da un punto di vista lavorativo, peggioramento delle condizioni, qualsiasi appunto possibilità di licenziamento ingiustificato. Però in maniera contemporanea, parallela, si è sviluppata anche questa voglia in realtà di pretesa. Ecco, credo che questo qui sia in realtà proprio il tempo della pretesa, in cui se è possibile fare un ripensamento nel piccolo, nel micro, è necessario che questa cosa qui venga introdotta all'interno di una grande battaglia più nel macro. È il tempo, credo, di effettivamente cercare quella contaminazione delle lotte di cui tanto ci si interroga, ci si è interrogati negli scorsi anni, creare un unico canale veramente di contrapposizione con la realtà dei fatti, con lo status quo e con questa, possiamo definirla anche così, nuova normalità temporanea che lo stato pandemico ha costituito, per una messa in discussione del totale. A Bologna uno degli assi di riflessione che abbiamo sviluppato è ad esempio l'interconnessione palesissima che è emersa da marzo a questa parte rispetto al binomio salute-reddito. Salute, tematica di cui giornalmente si parla in televisione, sui media, attraverso i social o in qualsiasi altro canale di comunicazione, e che però viene svalutato tanto come concetto quanto come attuazione pratica. Proprio perché? Perché non si parla di reddito, non si collega questa accezione qui di significato al grande tema che è quello del reddito, della redistribuzione, della pretesa di ricchezza. E quindi trattare, parlare di salute senza parlare di reddito credo che sia una grande ipocrisia, ed è quello che ci sta dimostrando questo periodo storico in cui per l'appunto ad esempio i vaccini vengono trattati come un bene di lusso ad ora, come un bene, e c'è una lotta ad esempio rispetto a quella che è tra le altre cose la distribuzione di questi vaccini. Io credo che di per sé reddito significhi accesso a una vita, non al sopravvivere, ma a una vita degna. E questa cosa qua la si può raggiungere, a mio parere, a nostro parere, in realtà, esclusivamente con una lotta che si impegni nella decostruzione del concetto di lusso. E decostruzione, però, chiariamo, non è una contrapposizione. Io credo che ad oggi, sia palese quanto, il mito del siamo tutti sulla stessa barca dopo un anno di pandemia sia un attimino affondato. Per noi già era palese un anno fa, ma anche da un punto di vista più mainstream, pubblico, è una zattera che è totalmente affondata. Perché? Perché la pandemia globale ha esacerbato, ha mostrato, ha portato allo scoperto tutte le differenze sociali, economiche, che vivevano già intrinsecamente nella nostra quotidianità pre-Covid. E credo che questa cosa qui ci abbia mostrato anche quanto ad esempio il tema della salute o dello studio,
della vita, perché ricordiamoci che la retorica del restare a casa quando non si avevano i soldi per poter restare a casa e comprare i beni per potersi riempire il frigo, poter comprare le mascherine FFP2, poter avere accesso ai tamponi, tutte queste cose qui sono state trattate nel contesto pandemico come degli investimenti personali. Investimenti appunto privati in cui si poteva eccellere e fallire e in cui la colpa è stata totalmente riversata su. Noi non sentiamo più, non so se gli altri sentono. No, io non sento più niente. Si sente più. Dino, passiamo al prossimo e poi semmai recuperiamo dopo, se riusciamo a recuperarlo. Va bene. Ok, centro sociale del nord-est. Va bene, intanto spero che riusciamo a recuperare l'ultima parte dell'intervento del laboratorio Crash. Io sono Antonio, dei centri sociali del nord-est. Ringrazio anch'io l'ADL COBAS per aver fatto uno sforzo, a mio avviso, importante, cioè quello di mettere in piedi un'assemblea che non parla assolutamente di cose scontate, che credo sia estremamente ricca nei temi che sono stati toccati. Io provo a stare nei 5 minuti, anzi prometto di farlo. Credo però, devo fare una premessa, che non è una premessa, come dire, meramente di esercizio teorico, però io penso che parlare di reddito, salario minimo, redistribuzione della ricchezza, riappropriazione della ricchezza abbia un senso strategico se viene fatto all'interno di una visione che, dobbiamo dircelo, superi la contraddizione classica tra capitale e lavoro. Questa cosa, a mio avviso, è fondamentale perché ci permette di leggere come il capitalismo negli ultimi anni abbia, da un lato, ristrutturato tutte le relazioni socio-ecologiche della biosfera, attenzione, non solo quelle sul lavoro, nemmeno nella sua accezione immateriale, ma in generale quelle che, come dire, compongono la forza lavoro viva della biosfera. Dall'altro lato, dobbiamo, a mio avviso, sforzarci anche di capire come il capitalismo abbia ridisegnato una teoria del valore a partire dai nessi riproduttivi e non solo produttivi. Questa premessa la faccio perché altrimenti si corre il rischio di, come dire, vedere questa crisi pandemica solamente come un acceleratore di crisi preesistenti e non come il prodotto di una crisi sistemica che è insita al capitalismo stesso, quantomeno il capitalismo post-fordista o, meglio ancora, quello della cosiddetta crescita infinita. E cogliere questo significa anche sentirsi in un certo senso meno imbarazzati, passatemi il termine, di fronte alla ghiacciante continuità con cui la governance neoliberale ha gestito un dramma umano, sociale, sanitario che è inedito per quanto è prevedibile, no? Una continuità nelle misure messe in campo sul tema sanitario, su quello dei diritti sociali e ambientali, ma soprattutto rispetto alla gestione finanziaria delle risorse messe in campo. Io c'è una cosa che francamente trovo veramente agghiacciante, che siamo riusciti proprio in Italia, no? Il cosiddetto teorema Bonomi, a monetizzare il rischio sanitario, cioè a creare una nuova cultura del produttivismo. Questo, a mio avviso, è la cosa probabilmente più pesante che ci portiamo dietro in questa gestione neoliberale della crisi sanitaria. In tutto questo è stato citato, no, il piano recovery europeo, ma anche il piano di salvataggio, ad esempio, è stato ipotizzato da Biden per gli Stati Uniti, sono al pari, forse più ancora del piano Marshall, il più grande pacchetto di risorse pubbliche messe a disposizione dell'economia
di mercato capitalista. E questo riproduce, a mio avviso, il paradigma neoliberale, quantomeno sotto un duplice aspetto. Il primo è stato citato, è quello del meccanismo del debito, meccanismo che di fatto spalma sulle classi più deboli gli oneri della restituzione, e dall'altro apre una nuova grande fase, probabilmente sarà la più lunga della storia, di finanziarizzazione dei beni comuni, no? Stiamo già vedendo la quotazione in borsa dell'acqua, di finanziarizzazione dei servizi, finanziarizzazione degli stessi diritti. Il secondo è quello che poi queste misure non sono in nessun modo state accompagnate da nessuna ipotesi di riforma fiscale, né tantomeno di riforma del dumping fiscale europeo. Questo incide direttamente sia sul debito pubblico, sul debito privato, aumenta soprattutto i profitti delle grandi corporation. In ultimo luogo, c'è da dire che la questione, la grande questione della transizione ecologica, della transizione energetica, è il tema di base di questo piano recovery, no? Prevede, a mio avviso, ma è stato detto in più salse anche questa cosa, la più grande operazione di greenwashing della storia, di cui, oltre ai noti Eni, Shell, le multinazionali del fossile, beneficeranno anche le grandi multinazionali del capitalismo digitale. In che cosa beneficiano? Beneficiano di quel binomio sostenibilità e innovazione che si appresta a creare la nuova compatibilità capitalista dell'era delle pandemie. Bene, in questo quadro io credo che la battaglia per il reddito, o le battaglie per il reddito con il loro portato sociale e politico, vanno lette in un orientamento complessivo. Non sono di per sé complessive, ma vanno lette in quest'ottica. Quindi devono connettersi, intrecciarsi, questo è stato detto in più interventi, con la questione ecologica, con quella sanitaria, con quella legata alle lotte riproduttive, ma allo stesso tempo queste lotte vanno lette poi nella capacità di valorizzare quella mole di conflitti, di vertenze che si stanno radicando comunque dall'inizio dell'emergenza pandemica, quantomeno si stanno radicando nella dimensione territoriale, siano esse di carattere sindacale, mutualistico o di altra natura. E io credo che proprio nelle battaglie sul recovery, nelle quali si condensa comunque il tema della riappropriazione della ricchezza, quello della riaffermazione della democrazia, quello della salute come bene comune, della lotta per costruire un nuovo paradigma ecologico e sociale, bene, in queste battaglie esiste la possibilità storica di sedimentare queste connessioni, e esiste questa possibilità di sedimentarle in un periodo medio-lungo. Questo, a mio avviso, è una cosa che dobbiamo cogliere sul piano del movimento. E vado in conclusione, perché credo che uno degli obiettivi di questo di questa assemblea, di questo spazio, sia proprio quello di rendere vivo questo mosaico, assemblarlo, farlo con continuità. Questo è un elemento importante, ed evitando invece di aggiungere frammentazione a frammentazione, farlo anche con la consapevolezza che gli spazi di movimento in sé di per sé sono insufficienti, ma diventano interessanti al momento in cui mirano ad agitare e organizzare soprattutto la movimentazione sociale. Per questa ragione credo che il primo passo è quello di ragionare, ad esempio, collettivamente su un report condiviso che restituisca la ricchezza di questa assemblea, provi a trasformarla in un programma anche per punti, no? Questo credo che sia una cosa che possiamo ambire. E dico un'ultima cosa: sono state proposte alcune scadenze che ci permettono, a mio avviso, di ragionare anche con uno spirito di immaginazione, provare a ipotizzare convergenze territoriali, nazionali e conflittuali, ovviamente, su alcune scadenze. L'8 marzo sicuramente nei territori, quelle lanciate dai lavoratori e dalle lavoratrici dello spettacolo, il 23 febbraio, quella la prima di Sanremo, la questione del blocco degli sfratti del 30 giugno, ma anche sicuramente alcune scadenze legate all'agenda G20. Su questo però vorrei dire che è importante che l'approccio che dobbiamo avere superi quello classicamente inteso dei controvertici, no? Perché troppo spesso negli ultimi anni abbiamo visto creare piattaforme sulla scadenza. Io credo che invece
a partire dai ragionamenti che stiamo mettendo in comune oggi, possiamo provare a rovesciare questo schema e lavorare invece per scadenze che siano funzionali a un programma di movimento e di movimentazione sociale. Grazie. Federico? Sì, mi sentite? Ok. Ciao a tutte e tutti, io sono Federico di ADL Cobas Emilia Romagna e Rete IOS. Sono un operatore sociale e vorrei appunto, cercherò di stare nei 5 minuti, farò un intervento brevissimo, ma vorrei mettere al centro della discussione il tema del welfare. Perché? Credo che la pandemia appunto abbia rimesso un po' al centro le tematiche relative al welfare. Anzi, possiamo dire che la pandemia ha un po', diciamo, agito da amplificatore, acceleratore di dinamiche che sono sempre più diffuse, diciamo, nel welfare. Perché? Perché comunque sicuramente negli ultimi almeno 20 anni, 30 anni, il welfare è stato terreno di applicazione delle logiche neoliberiste che si sono poi concretizzate nei processi appunto di privatizzazione, eccetera. Quindi salute, istruzione, servizi sociali, insomma servizi alla persona hanno subito tagli, meccanismi appunto di esternalizzazione e privatizzazione. Ma con quale conseguenza? La conseguenza sicuramente è stata una crescita delle disuguaglianze, i limiti di accesso ai servizi, la produzione di esclusione e di marginalità sociale. Tutte cose che in questo anno di pandemia abbiamo visto crescere in maniera esponenziale, appunto. Ma non solo, perché appunto anche tutto questo ha provocato anche una crescente precarizzazione di chi lavora nel welfare, dei lavoratori e delle lavoratrici del welfare. Lavoratori che appunto sono soggetti a meccanismi di esternalizzazione, gare d'appalto a ribasso e condizioni di lavoro precarie e vergognose. Lavoratori però che hanno iniziato ad organizzarsi a livello sindacale, a livello collettivo in tante parti d'Italia e la pandemia ha dato il via anche a un'accelerazione in questo senso e anche il via a un percorso di rete intersindacale. Un percorso intersindacale di operatori e operatrici sociali che si è denominato Rete IOS, appunto, Rete Intersindacale degli Operatori e delle Operatrici Sociali. Con l'obiettivo di essere uno strumento di consapevolezza, di organizzazione di chi lavora nel welfare, per migliorare sia le condizioni di lavoro, ma anche, probabilmente soprattutto, la qualità dei servizi e comunque del welfare in generale. Perché dico questo? Perché quindi credo che sia molto importante sostenere questo percorso e credo soprattutto che sia fondamentale l'intersezione tra le lotte appunto degli operatori sociali e di chi lavora nel welfare in generale con la battaglia per un welfare che significhi uguaglianza, che significhi autodeterminazione, inclusione e libertà. Negli interventi che mi hanno preceduto, diversi hanno sottolineato la centralità del reddito, la dignità, appunto. Io credo che significhi tutto questo. Per questo la lotta degli operatori sociali non è una battaglia solo settoriale, non è una battaglia appunto solo di settore, ma ci parla direttamente appunto del rapporto tra produzione e riproduzione. E ci parla di un'idea di società in cui appunto la competizione non sia, diciamo, il modello di relazione fondante. E, da questo punto di vista, quindi, sicuramente l'8 marzo può e deve essere un passaggio importante di mobilitazione e convergenza. Tra l'altro l'8 marzo 2019 c'è stato un importante sciopero a livello regionale in Emilia Romagna di educatori e educatrici proprio con questo approccio. Chiudo con un appello.
Appunto come rete IOS abbiamo appunto lanciato un percorso appunto intersindacale che e di organizzazione che si è dato degli obiettivi. Uno degli obiettivi appunto è quello di superare la logica appunto della frammentarietà della divisione e della esternalizzazione con la richiesta e la volontà di internalizzare i servizi, di rendere appunto le condizioni di lavoro degli operatori sociali al pari appunto dei lavoratori pubblici, perché appunto come diceva bene prima Tiziano, qui si parla di lavoro pubblico esternalizzato sulle spalle appunto sia di chi ha diritto ai servizi sia di chi ci opera. E per questo proprio una settimana fa abbiamo lanciato un percorso sul contratto collettivo nazionale, un percorso che vuol parlare appunto di partecipazione, di organizzazione e di protagonismo degli operatori sociali, e quindi una consultazione online su un'ipotesi di piattaforma di un percorso appunto di un rinnovo alternativo del contratto collettivo nazionale degli operatori sociali. E sulla pagina Facebook insomma della rete IOS c'è un punto il link di un Google Moduli per chiedere appunto la partecipazione di molti e molte che lavorano nel welfare per esprimersi e partecipare a un processo appunto democratico e collettivo per determinare sempre di più miglioramenti delle condizioni di lavoro e soprattutto appunto in quello che poi sono la qualità dei servizi. E quindi ecco, faccio un appello perché questa lotta non sia appunto vista come una lotta soltanto di settore, ma come un percorso invece centrale, cruciale, che appunto dopo quest'anno di pandemia ci sta mostrando proprio la centralità di questi temi e la necessità di agire in maniera intersezionale, appunto. Grazie. Ciao a tutti e a tutti, allora io sono Federica e intervengo come ADL Covas Emilia Romagna e in particolare anche come Sportelli Casa di Rimini e di Bologna. E quindi provando a restituire anche quelle che sono state un po' le riflessioni intorno a questi nodi qua. E in una pandemia che ha portato allo scoperto un sistema produttivo basato su forme di lavoro povero, sottopagato, precario, senza garanzie, sfruttato spesso appunto anche fuori dalle tutele previste dalle CCNL, il peso dell'affitto ha messo in grave difficoltà migliaia di persone, centinaia di migliaia. E questa cosa qui si insinua all'interno di uno scenario dove comunque negli ultimi 10 anni i canoni di locazione delle abitazioni sono stati in costante aumento e dove il costo dell'affitto arriva a pesare per oltre il 40% sui redditi delle famiglie e dei singoli, e in uno scenario dove poi il mercato immobiliare è sempre più finanziarizzato e dove la casa da bene sociale è divenuto sempre più un elemento di riproduzione anche della disuguaglianza. E queste cose qui si accrescono, queste difficoltà e criticità legate alla questione della casa e degli affitti, anche soprattutto in quelle città. Ce lo descriveva bene prima Chiara da Venezia, è un problema che ovviamente sentiamo in quanto città turistificata anche a Rimini, in quelle città dove i governi locali hanno deciso di concentrare risorse e investimenti cospicui sulla monocultura e sull'industria turistica, che ha portato tra le varie questioni anche poi l'espulsione di fasce sempre più importanti di residenze di residenti verso zone meno care, causando poi tutti i fenomeni di gentrificazione dei quartieri, nonché anche delle forme di indebitamento sempre più consistenti. E quindi da questo quadro parziale emerge comunque un elemento che è la questione di come la casa
evidentemente sia legate sia un anello di congiunzione molto forte all'interno del piano del welfare e del reddito tra il lavoro e la salute, e dall'altro che ragionare sul diritto alla casa, all'abitare, ci rimanda immediatamente a un diritto più complessivo alla città, al tema dell'accesso ai servizi, agli spazi, al welfare, alle risorse da parte di tutti e tutte. E queste sono appunto alcune delle criticità che rileviamo nella materialità quotidiana in cui siamo immersi quando facciamo sportello o apriamo i nostri spazi per dare corpo comunque alle progettualità di mutuo aiuto, di mutuo sostegno, di solidarietà. Quindi da una parte questa drammaticità e complessità che non può di certo essere risolta dalla proroga nell'esecuzione degli sfratti fissata al 30 di giugno, che peraltro funge come una pezza ma anche parziale, poiché riguarda solamente gli sfratti relativi alla morosità incolpevole e non quelli ad esempio legati alla finita locazione o ad altre cause. E crediamo che appunto servano delle misure molto più efficaci, ma soprattutto meno precarie, meno emergenziali e molto più strutturali. E quindi occorre assolutamente lavorare, diciamo, e lottare affinché, ad esempio, una parte di quei fondi del Recovery Plan vengano utilizzati per aumentare il patrimonio immobiliare pubblico, laddove la fotografia che ci viene restituita in questo momento sono all'incirca 650.000 richieste già approvate nelle liste di attesa municipali a fronte di 700.000 alloggi pubblici presenti in Italia, ma anche di intervenire regolando e calmierando direttamente il mercato di locazione privato. Dall'altra abbiamo bisogni e richieste che incontriamo appunto a partire anche da quegli osservatori che sono i nostri sportelli e il lavoro quotidiano che portiamo avanti come ADL, che vanno assolutamente messe a fuoco, organizzate, e probabilmente va ripensata anche la modalità e le forme di nuovo protagonismo, di rivendicazione e di conflitto. Quindi da un lato sicuramente l'importanza di un lavoro territoriale capillare in cui ad esempio anche il sindacato è diventato in questi anni uno strumento per noi, ecco, possiamo dirlo sicuramente con forza, molto importante e rilevante anche per spostare ed arricchire la lotta da un piano più vertenziale a quello istituzionale, no? Provando ad agire anche il conflitto su questo livello. E, mi viene in mente in questo quello che è successo, ad esempio, quello che si è prodotto, no, in questi mesi a Bologna, dove a partire da un piano di mobilitazioni pubbliche legate all'inserimento, alla richiesta di inserire delle persone senza dimora all'interno dei dormitori, nel mese di febbraio si siederà al tavolo convocato dall'assessorato sulla grave marginazione adulta. Penso ad esempio anche alle tante interlocuzioni e relazioni non certo semplici, non certo lineari, costruite in questi anni con gli sportelli sociali nei comuni, che ci hanno permesso anche di rivendicare, di conquistare dei sostegni, delle risposte concrete per persone che erano escluse dai welfare e dai sussidi. Ma allo stesso tempo anche che ci possa dare l'opportunità di intervenire nella complessità di certi ambiti, come quello ad esempio del sociale, tenendo insieme anche tutte le parti che sono coinvolte. Quindi, ad esempio, sull'ambito della povertà adulta, delle persone senza dimora, che è un tema su cui stiamo lavorando su vari fronti, su vari livelli, in particolare ecco, nella mia città, a Rimini, è importante da un lato attivarci e lottare per decostruire tutte quelle logiche emergenziali, assistenziali, caritatevoli che purtroppo sono state alla base per decenni nella costruzione anche delle risposte per le persone senza tetto, in strada e in grossa precarietà abitativa. Ma accanto a questo unire anche e lottare per le condizioni di vita lavorative e per un salario dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici del sociale. In ultimo, il ruolo che la DL ha come collante nelle pratiche mutualistiche di solidarietà liberatrice, preesistenti anche già all'interno dei nostri spazi e che sicuramente sono state
ripensate, si sono ripensate in funzione dei nuovi bisogni incontrati in questa pandemia, per continuare a creare dei percorsi di vertenza e di sostegno sul fronte lavorativo, su quello della casa, su quello della salute, nell'inchiesta, nel lavoro di inchiesta sociale, di fronte alle tante discriminazioni cresciute nella pandemia che sono state colte durante gli interventi in questa assemblea. Quindi, sicuramente colgo anche così le suggestioni che in particolare penso aveva lanciato Chiara, anche per vicinanza rispetto a certi temi, e ribadisco anche l'importanza di un lavoro appunto capillare sui territori per continuare a costruire nuovi mondi. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì. Ciao a tutte e a tutti. Allora sarò estremamente breve. Intanto un grazie enorme per gli interventi che sono stati fatti prima e per i contenuti che sono stati esposti. Io parlerò brevemente dell'esperienza che abbiamo avuto qui a Verona, al laboratorio autogestito Para Todos e ADL Verona, dove durante la quarantena, vista la sospensione di tutte le attività, ci siamo trovati a far partire un progetto su un'ottica, appunto, come si parlava prima, di mutualismo, di SOS spesa, recupero cibo e ridistribuzione di cibo, perché appunto, come è stato spiegato prima, la crisi e la pandemia hanno portato un totale abbandono di una certa parte di popolazione che noi abbiamo riscontrato in maniera abbastanza pesante qui in città, e quindi ci ha permesso di poter attivarci e creare questi progetti. E volevo solamente sottolineare come questi progetti in realtà, oltre appunto l'aspetto di mutualismo e di sostegno anche al welfare, perché in qualche modo si andava a mettere delle toppe dove non c'era altri strumenti, ha permesso di svolgere un'analisi su quello che erano tutte le misure attuate dal comune e dalle istituzioni per il sostegno delle persone che in quel momento, penso appunto ai tanti lavoratori e lavoratrici che si sono visti terminare i contratti o che sono visti da un giorno all'altro a casa, o addirittura appunto tutto quel settore grigio nero che addirittura non riusciva ad accedere a niente di legale, e ha permesso di poter aprire vertenze che parlavano comunitariamente di una lotta per i diritti. Mi viene appunto l'esempio delle vertenze che abbiamo fatto per i tagli dei servizi con la GSM, ma anche le vertenze per l'acquisizione dei bonus, che rimangono sempre comunque forme di supporto insufficienti, e con questo siamo assolutamente d'accordo che la lotta che deve essere portata avanti non è una lotta alla rincorsa, ma una lotta al rilancio di un reddito universale, di un reddito di esistenza, appunto. E ecco, noi per le prossime date che si parlava sicuramente ci relazioneremo con le altre realtà veronesi per cercare di portare questi contenuti che sono usciti in assemblea oggi e che crediamo molto validi all'interno del varie date. Mi viene in mente appunto l'8, il blocco degli sfratti, che sicuramente porterà anche questo un aggravamento molto pesante sulla situazione già difficile che adesso tutta una fascia sta vivendo, ancor di più una città come la nostra, dove le esperienze di solidarietà tendono molto di più a un'esperienza caritatevole, dove invece non si crea quel movimento e quella lotta rivendicativa che mi sembra di aver capito da questa assemblea è fondamentale e che noi appoggiamo totalmente. Niente, mi fermo qua, vi ringrazio ancora e
se appunto ci saranno da condividere un report. Prima sentivo che si parlava di la possibilità di avere un report per ragionare sui punti, saremo molto felici e saremo molto felici di coordinarci anche per poter andare avanti. Grazie a tutti e a tutte. Ciao a tutti, sono Sergio Bellavita, ringrazio anch'io per aver messo a disposizione questo spazio virtuale, ma di una discussione che mi sembra assolutamente concreta e necessaria rispetto alle cose che dobbiamo continuare a fare e riprendere a fare. Mi sembra che il confronto abbia toccato, non fino in fondo, ma insomma abbia toccato anche le scadenze, le iniziative. Credo che non lo abbia toccato fino in fondo per una difficoltà oggettiva, che è la difficoltà di fase, di una fase che già prima della pandemia non era particolarmente, diciamo, segnata da mobilitazioni generali o da un grande protagonismo, e che il distanziamento ha contribuito in maniera pesantissima a rendere ancora più complesso la costruzione delle vertenze e le lotte, che pure continuano ad esserci, lo vediamo spesso, lo sentiamo spesso sia dalle pagine di Facebook ma anche dai racconti diretti dei compagni e delle compagne, perché ovviamente laddove c'è il bisogno e laddove c'è una condizione del tutto particolare, penso alla logistica che ha lavorato persino di più e che è uno di quelli che, diciamo, uno di quei settori che si è avvantaggiato della pandemia, di quella parte del padronato, se si può chiamare padronato quello, se è qualcosa in più del padronato, che si è avvantaggiato più di tutti, insomma, dell'emergenza sanitaria, del distanziamento. Lo vediamo anche in altri settori che in realtà hanno continuato ad avere iniziative di conflitto, non nella stessa intensità, ma che comunque testimoniano una disponibilità laddove qualche organizzazione, laddove esiste l'organizzazione che parla ai bisogni di chi si vuole rappresentare. E poi in questa situazione abbiamo visto anche delle mobilitazioni che non avremmo mai immaginato di vedere, che comunque anni fa, quando si parlava dell'organizzazione del lavoro precario, avremmo sognato, ma purtroppo non abbiamo mai visto delle lotte così significative come quelle che hanno messo in campo i riders, come i lavoratori dello spettacolo, anche se non so se classificarli come lavoratori precari, ma sicuramente lavoro atipico rispetto a quello tradizionale. Quindi di settori che in realtà non avevano sindacalizzazione e che si sono posti dei temi che sono assolutamente, erano e sono ancora oggi centrali, come per esempio il diritto ad avere un contratto, il diritto ad avere dei minimi salariali, il diritto ad avere gli ammortizzatori sociali. Ecco, io credo che proprio in virtù di questa situazione che è difficile, che testimonia che gli scioperi generali non si possono proclamare sulla base dei nostri desiderata, perché se così fosse io vi proporrei stasera di proclamarne uno per i prossimi 30 giorni a oltranza, diciamo, fino alla sconfitta non si può neanche dire del governo, perché in questo momento non c'è, ma diciamo di chiunque volesse immaginare di succedere a Conte, sempre che non sia un Conte ter, perché è evidente che oggi la situazione e questo non riguarda solo la pandemia, evidentemente non è tale che ti consente di fare delle mobilitazioni sul piano generale, o meglio, puoi farle, è giusto in qualche modo anche tentare, ma è difficilissimo immaginare che queste mobilitazioni portino dei risultati concreti e soprattutto che riescano a consolidare ed aggregare forze rispetto anche a quella che dovrebbe essere una piattaforma che ci vede uniti. E qui passo alla questione delle proposte, cioè noi abbiamo un terreno che è un terreno di iniziativa immediata, se vogliamo seguire i bisogni. E quali sono i bisogni, diciamo, o le cose che da qui a poi ai prossimi mesi, già nell'immediato, ma nei prossimi mesi rischiano di essere ancora più stringenti, quindi che chiedono un'iniziativa concreta? Una è la questione anche dell'ammortizzatore,
l'ammortizzatore sociale. Tenete conto che nel recovery plan, che ovviamente credo che se dovessero fare un nuovo governo, quindi se non si va alle elezioni, credo che lo abbiano chiuso o lo chiuderanno nelle segrete stanze del Parlamento, per cui non ci sarà mai nessuna discussione pubblica sui contenuti del recovery plan, ma lì dentro comunque era prevista una riforma degli ammortizzatori e noi dovremmo lottare per avere un ammortizzatore unico in questa fase, anche con l'integrazione al 100%. E guardate che non è in contrapposizione al reddito, anzi, al reddito incondizionato che sostengo e che credo essere uno degli elementi centrali di questa battaglia. Però abbiamo bisogno di un ammortizzatore che sia esteso a tutti, perché oggi questo strumento non c'è, non esiste. Quindi chi lavora e si trova sospeso, in molti casi è confinato agli ammortizzatori in deroga, è confinato agli enti bilaterali che non funzionano e quindi non riescono a integrare il salario in maniera adeguata, sempre per chi ha appunto anche questi strumenti. Quindi abbiamo bisogno anche di fare iniziative rispetto al blocco dei licenziamenti che salterà il 30 di marzo e quindi bisogna chiedere da subito che sia prorogato il blocco dei licenziamenti, chiedere la proroga, non attendere, lo faremo comunque ovviamente se non dovesse, nessuno dovesse risponderci, ma non chiedere oggi la proroga, aspettare diciamo che scada la proroga e intervenire dopo sul piano generale come fatto di denuncia. Cerchiamo di sfruttare questi due mesi per poter mettere in campo il massimo mobilitazione e di chiedere al governo, o costituendo governo, sempre che ci sia, ma in ogni caso chiedere che se dovesse esserci nel programma del governo ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti, la proroga del blocco dei licenziamenti e anche la questione del reddito. Questi sono terreni di iniziativa, secondo me, concreti che possono trovare forma in dei presidi, in delle iniziative territoriali, regionali e unitarie, cioè quindi con questo cartello di forze, ma anche con l'apertura a tutti coloro che condividono questi temi e che volessero unirsi a questa lotta. Abbiamo poi un altro terreno che è quello di prospettiva, che riguarda un po' anche la ricostruzione, perché se è vero come è vero che è un paese sempre più diseguale, non solo un paese ma un pianeta sempre più diseguale, è vero anche che abbiamo 30 anni di decostruzione sociale e abbiamo bisogno di mettere in campo una ricostruzione di tutti i sistemi salariali, di tutela, che sono stati progressivamente cancellati. Penso alla questione del salario minimo che periodicamente riemerge e l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha un salario minimo e su qua dovremmo metterci le mani. Credo che dovremmo anche immaginare nuove forme di tutele contro il licenziamento ingiustificato, perché questo era l'articolo 18, licenziamento ingiustificato. C'è poi la piattaforma di Confindustria che piano piano prenderà sempre più forma, di bonomi, diciamo, in cui di nuovo si mette mano alle pensioni, perché sappiamo tutti che i fondi del recovery plan non sono gratis, andranno restituiti e l'Unione Europea, la Commissione Europea, pretenderà di capire quali saranno di nuovo le riforme, o meglio, le controriforme per la concessione di questi denari e per la loro restituzione. E quindi abbiamo bisogno anche di fronteggiare quella che è un'offensiva, come giustamente si diceva, non dobbiamo solo difenderci, ma anche rilanciare su questo terreno. Ecco, dal punto di vista degli strumenti, credo che anche la discussione con queste caratteristiche sia un elemento importante, un piccolo segno di ricomposizione dopo tanti anni, possiamo dire decenni, per chi li ha vissuti, decenni nei movimenti, decenni nelle lotte, un primo esempio anche di ricostruzione. Noi che vorremmo cambiare il mondo, abbiamo detto, lo diciamo da decenni, cambiare il mondo, molto spesso non riusciamo neanche a comunicare tra di noi. Credo che queste assemblee, l'obiettivo di costruire, prendendo ad esempio l'esperienza dei lavoratori e degli operatori sociali, l'IOS, e i lavoratori dello spettacolo, e costruire invece un rapporto un po' più organico tra diversi che però sono incapaci di dialogare, che non devono andare d'accordo su tutto, ovviamente, che possono avere anche delle visioni differenti, ed è un elemento di ricchezza vero e non un peso questo, ma che sono capaci anche poi, se necessario, di colpire insieme e soprattutto di
portare nuova motivazione, suscitare nuova voglia di partecipare a un mondo del lavoro e del non lavoro che da troppo tempo è stato escluso e oggi non si sente più al centro di nessuna ricostruzione. Quindi questo era in sostanza, mi ho scritto tante cose, ma ovviamente i cinque minuti non ce la potevo fare, insomma. Quindi sì a mobilitazioni costruite, anche generali, ma costruite con una forma e obiettivi diversi, cioè con la capacità quantomeno di allargare il fronte, quantomeno di consolidare e di crescere e consolidare nuovi quadri, nuovi rapporti di forza, nuovi insediamenti, nuove interlocuzioni. Altrimenti le iniziative di lotta autoreferenziali, francamente, purtroppo, purtroppo e sinceramente, non portano a nessuna parte. Grazie. Ciao a tutti, sono Klaus, intervengo per Casa Modiba e dico che fondamentalmente mi trovo estremamente d'accordo con la trattazione che c'è stata fino adesso da parte di quasi tutti i compagni. E, emerge che stiamo vivendo in questo momento una trattazione emergenziale da parte di tutte le forze politiche dell'emergenza, emerge che il punto cruciale, la classe che viene in questo momento toccata di più è quella del precariato, ed emerge che in quanto movimenti, in quanto sindacato, noi ci ritroviamo adesso in una parzialità. Emerge anche che c'è generalmente già un'ottica su cui ripartire da questo fronte, quindi ci ritroviamo tutti a dire che dobbiamo ripartire dai territori, che abbiamo un'ottica di pretesa, che dobbiamo avere degli obiettivi, una direzione generale che abbia sia un frangente globale, cioè che lavori sulle tematiche grandi, nazionali, europee e internazionali, come può essere la riduzione dell'orario di lavoro, come può essere il salario minimo, come può essere la tassazione delle gigantesche aziende multinazionali, eccetera, eccetera. D'altra parte, ho notato che fino ad adesso nel movimento c'è stata una trattazione emergenziale anche da parte nostra dei temi. Abbiamo sempre avuto un'ottica di risposta alle varie politiche che sono state portate avanti in tutte le fasi che abbiamo attraversato. E la cosa su cui dovremmo assolutamente ripartire è sicuramente il report condiviso di cui parlava Antonio dei centri sociali del Nord-Est, un programma per punti che va elaborato, anche un'apertura di un cantiere programmatico dovrebbe essere sviluppata, e anche da un punto di vista locale dove ci radichiamo nei territori. Bisogna iniziare a pensare a livelli anche comunali o regionali a opzioni che ci possono aumentare gli spazi di agibilità politica. Una cosa che mi può venire in mente è una proposta di legge che fu fatta nel 2006 che cercava di trattare il lavoro in nero come comportamento antisindacale. Se passasse una cosa del genere, giuridicamente potremmo aprire migliaia di vertenze, perché ci potremmo interporre noi direttamente e sindacalmente al posto del lavoratore singolo che si mette sotto situazione di ricatto, potremmo ritrovarci a intervenire direttamente come sindacato. Un'altra cosa che mi viene in mente sono le delibere per autorecupero. Se cose come le brigate di mutuo soccorso, le staffette solidali devono essere organizzate, hanno bisogno di spazi. E una lotta per la possibilità di gestione condivisa da parte delle associazioni e dei vari apparati di movimento che noi gestiamo, una lotta per questo tipo di gestione condivisa può agevolare tantissimo tutte le pratiche di mutualismo che cerchiamo di portare avanti. Ok, Roberto. Ciao, eccomi qua. Sono Roberto del SIAL COBAS di Milano. Brevissimamente, visto che è stato già detto tutto, ma prima di tutto parto da una cosa che condivido, che mi sembrerebbe utile, cioè quella di un report condiviso che concluda la discussione di oggi e che abbia un po' il valore di dargli una continuità, indicando quello che ci siamo detti e quello che vogliamo fare insieme. La seconda cosa è che io credo che
occorra un pochino provare a mettere insieme i diversi pezzi di tutte le cose e di tutte le esperienze che ci siamo detti qui questa sera. Io per esempio ritengo che sarebbe importante continuare il confronto tra di noi anche sulla relazione che deve esistere, dovremmo far esistere nella pratica oggi tra le esperienze mutualistiche di solidarietà dal basso che in questa crisi determinata o accelerata dalla pandemia tutti noi abbiamo in qualche modo gestito, vissuto, attraversato, la relazione tra le esperienze di mutualismo e quelle di vertenzialità e di conflitto, cioè tra la dimensione del sindacalismo sociale e quella del sindacalismo conflittuale nei luoghi di lavoro, nelle aziende o nei luoghi di non lavoro, per tutto quel mondo del lavoro precario che comunque è stato colpito in pieno dalla pandemia e che in alcuni ambiti, per esempio i lavoratori dello spettacolo, i riders, ma non solo, cerca in qualche modo di riorganizzarsi o di auto-organizzarsi. Un altro elemento di riflessione, mi paiono interessanti il riporto che c'è stato in questo confronto delle esperienze di rete già esistenti a partire da quella degli operatori sociali. Ecco, io credo che questa cosa noi dovremmo cercare di allargarla perché esistono già dei momenti di convergenza e di confronto su altri ambiti di lavoro e di lavoratori e di lavoratrici, in particolare tra i compagni del SIAL COBAS e della DL COBAS rispetto ai lavoratori e le lavoratrici degli alberghi e della ristorazione, anche nel pubblico impiego, su cui essendo io un lavoratore pubblico poi in conclusione vorrei dire qualcosa, perché è dalle esperienze concrete che una rete sindacale può anche diventare prospettiva più generale e modalità di organizzazione che permetta alle forze che oggi, alle forze e alle persone che oggi stasera qui insieme discutono, di provare a scartare, a fare un passo in avanti, cioè l'esperienza della rete come ambito in cui si riflette su ciò che già si fa insieme, cercando di rilanciarlo in termini di progetti da definire insieme, di risorse, di energie, di collettivi militanti, attivisti che si mettono insieme per cercare di dare più forza alle cose che già stiamo facendo. Dal punto di vista delle iniziative, il percorso e la prospettiva dell'8 marzo è assolutamente importante. Io credo che noi dovremmo capire, pensare se prima e dopo l'8 marzo possiamo costruire insieme delle iniziative che siano tali, iniziative di mobilitazione, giornate di mobilitazione che vogliano impattare tutta la questione del blocco dei licenziamenti. Lo hanno detto alcuni, la scadenza del 21 marzo, quando arriverà a scadenza e forse verrà prorogata in modo selettivo il blocco dei licenziamenti, soprattutto in alcune categorie, in alcuni segmenti del lavoro salariato, ci metterà di fronte a un problema gigantesco, al rischio di un'accelerazione dei licenziamenti collettivi di massa che dovremmo affrontare. Io credo che dovremmo pensare a un momento di mobilitazione che noi chiamiamo e su cui puntiamo a far convergere tutti quelli e tutte quelle che ci vogliono stare, che metta nel mirino Confindustria da una parte, il governo, chiunque esso sia, dall'altra, chiedendo non solo la proroga per tutto l'anno del blocco dei licenziamenti, ma anche ponga il problema dell'integrazione al reddito e di un ammortizzatore sociale al 100%, ponga il problema del salario minimo. È abbastanza incredibile che sia uno dei temi evocati da un soggetto centrista moderato come Biden negli Stati Uniti e che qui in Italia, al di là della Marta Fana che generosamente va in giro in tutti i talk show a parlare del salario minimo, rimanga però poi una cosa marginalizzata, consegnata alle minchiate che sul salario minimo, contro il salario minimo, dicono e praticano
i sindacati confederali. Ecco, io credo che dovremmo pensare a tradurre la nostra battaglia, la nostra connotazione su un blocco di rivendicazioni, il reddito, il salario minimo, un ammortizzatore unico al 100%, sul terreno del no ai licenziamenti, in alcuni momenti di mobilitazione che facciano un po' da ponte rispetto alla giornata dell'8 marzo e che arrivino alla fase di fine marzo rilanciando quello che noi avremo cercato di portare dentro la giornata dell'8 marzo. Concludo, c'è anche il lavoro pubblico in questa fase e anch'esso viene impattato e attraversato dalla crisi, perché c'è evidentemente l'intendimento da parte del governo e da parte delle forze che spingono ancora più a destra questo governo di utilizzare lo smart working in una modalità che sia penalizzante per i lavoratori e le lavoratrici sul piano dell'erogazione del salario e delle condizioni di lavoro. Come Sialcobas abbiamo proposto ai compagni della DL e proponiamo qui a tutti quelli che sono oggi collegati, ai compagni delle CLAPS, agli altri, di poter costruire insieme un momento seminariale di riflessione tra febbraio e marzo sulla questione dello smart working, in particolare rispetto al lavoro pubblico, per capire anche qui come si può convergere, cosa si può costruire in termini di iniziativa che deve impattare con la questione del contratto nazionale dei lavoratori del pubblico, che è morto e sepolto nelle intenzioni sia del governo che dei sindacati confederali, ma che verrà attraversato da tutta la questione della riorganizzazione del lavoro pubblico e quindi dello smart working. Io su questo vi saluto e vi ringrazio per chi ha fatto la fatica di arrivare fino a quest'ora ascoltando ancora gli ultimi interventi. Grazie a tutti voi. Ma ciao a tutti e a tutti, grazie per questa opportunità. Io sono Gigi della fabbrica recuperata Rimaflo di Trezzano sul Naviglio a Milano e anche dell'associazione sindacale Fuori Mercato Autogestione in Movimento, che è una modalità particolare di sindacato, nel senso che oltre ad organizzare normalmente i lavoratori dipendenti o anche i lavoratori autonomi e anche del settore informale, organizza anche attività economiche in autogestione, sia a livello urbano che a livello rurale. E questo per moltiplicare le, diciamo, resistenze. Non si tratta ovviamente di costruire delle cooperative come alternativa a un sistema economico capitalistico, significa dare l'occasione al lavoratore di auto-organizzarsi per resistere agli attacchi che ci vengono portati. E uno degli attacchi fondamentali, ne hanno parlato ovviamente tutti, è quello che ci aspetta con i licenziamenti di massa. Questa cosa significa ovviamente opporsi ai licenziamenti, chiedere le proroghe come è stato assolutamente indicato ed è centrale. Nello stesso tempo però la devastazione che è già in corso da parecchi anni del tessuto produttivo con diciamo una larghissima disoccupazione e la precarizzazione che si è portata dietro, necessita di altre risposte, di risposte a un livello un pochettino più ampio. Per quello che riguarda ad esempio la mia realtà, abbiamo cercato di praticare un obiettivo di riappropriazione di mezzo di produzione, cioè l'occupazione della fabbrica che abbiamo portato avanti per oltre 6 anni fino ad arrivare al suo recupero e al tentativo anche di indirizzare la nuova produzione in senso ecologista, perché non si tratta semplicemente di dare una risposta a un posto di lavoro per avere un posto di lavoro, ma anche che tipo di economia costruire in questa fase diciamo di crisi climatica e ambientale drammatica. È chiaro che questo tipo di situazione non la vogliamo e non la pensiamo assolutamente esclusivamente per le fabbriche. Io vengo da questa realtà, storicamente sono stato sempre un operaio, prima all'Alfa Romeo, poi in questa nuova realtà, ma penso anche
che abbiamo bisogno di forme di associazione nel lavoro per tutte le categorie di lavoratori. Cioè, io penso ad esempio che alcuni ambiti del settore dello spettacolo possono consentire ad esempio, certo, di rivendicare le riaperture, le possibilità di dare continuità, il reddito, eccetera, ma nello stesso tempo anche di costruire delle forme di autogestione in questo settore, così come tutta una serie di altri settori sociali. Cioè, dobbiamo cercare di puntare un pochettino più in alto nel prossimo periodo e quindi combinare le richieste di reddito delle varie forme che sono state giustamente ricordate durante tutta l'assemblea con delle modalità di pratica proprio dell'obiettivo della costruzione di posti di lavoro in autogestione. Il sindacato che abbiamo in mente noi è un sindacato che punta a modificare anche il sistema di produzione e il protagonismo dei lavoratori dal punto di vista dell'autogestione. Tra l'altro in varie occasioni anche nel nord-est negli ultimi anni abbiamo cercato di presentare la nostra esperienza, non a caso di solito accompagnati dal movimento dei Senterra brasiliano o dalle realtà auto-organizzate delle fabbriche recuperate argentine. Dalle nostre parti in Europa è abbastanza poco diffusa ancora questa modalità, però io penso che possiamo impegnarci a lavorare per diciamo cominciare a ragionare come affrontare anche questo tipo di modalità di resistenza. Per quello che riguarda la nostra possibilità di partecipazione come struttura di rete sindacale, anche ci interessa una collaborazione e stringere maggiormente rapporti, no? Già lavoriamo a Milano con sia il COBAS e la DL COBAS, ma anche a livello più generale. Io penso che le situazioni diciamo di aggregazione di rete sia per quello che riguarda gli operatori sociali che per quello che riguarda i lavoratori dello spettacolo sono già in corso. Penso che anche a livello più generale si possa arrivare a una forma di rete più stabile e noi siamo interessati a partecipare con le forze che abbiamo, no? A questo tipo di percorso con tutti quelli che ci stanno. Per quello che riguarda le scadenze, per concludere, anch'io concordo sulla centralità dell'8 marzo e anche le altre date che nel corso dell'anno grosso modo possono essere dei punti di riferimento per tutti. Credo anch'io che bisogna partire dai territori, cioè bisogna fare in modo che le varie realtà possano parlarsi e organizzarsi anche con delle iniziative tipo presidi, in preparazione di una giornata di carattere nazionale, la prima sicuramente può essere l'8 marzo. Questo vuol dire cercare anche di individuare delle controparti. Ecco, ho sentito poco parlare, no, di Confindustria, ecco, credo che dovremmo tenere presente quello che è diciamo il nemico principale, no? Normalmente lo è, certo abbiamo il governo, no? Quando ci sarà, quello che c'è, quello che eventualmente rifaranno, ma poi ci sono delle forze economiche centrali che stanno dettando la linea. Se non vediamo la presenza di Confindustria in questa crisi di governo, non stiamo vedendo uno degli elementi fondamentali della situazione. Che poi sia portatore Renzi o meno, questo ci interessa poco, no? Ma c'è Bonomi che sta facendo la politica in questo paese. Allora, a questo punto io credo dovremmo cercare di evidenziare, no, le responsabilità. Se poi le combiniamo con la questione della pandemia, la Confindustria è quella che ha gestito il massacro, no? Soprattutto nelle situazioni della Lombardia che conosciamo. Quindi io mi auguro che ci sia la possibilità di avere un rafforzamento, no, di questo percorso di attività unitarie che a partire dalle mobilitazioni anche parziali che possiamo fare possa portarci anche ad una rete più stabile fra le forze che ci stanno. Grazie a tutti. Ok, beh, niente, gli interventi, quelli diciamo che avevamo segnato nella scaletta, sono finiti, nel senso che Gigi era l'ultimo e adesso chiaramente nessuno ci ha più contattato, quindi andiamo alla conclusione dell'assemblea e facciamo un po' il sunto delle conclusioni finali di questa giornata di assemblea. Io avevo già fatto un saluto a tutti e a tutti all'inizio e faccio alla fine appunto
non ci sono, non voglio tirare conclusioni perché da un'assemblea così ricca è difficile, sarebbe assolutamente riduttivo, no? Voglio semplicemente dire alcune cose, insomma, che riguardano anche la modalità e l'impianto del ragionamento che ci ha portato anche a costruire questo spazio politico, no? È chiaro che questo spazio politico arriva da un insieme di suggestioni, di suggerimenti, di relazioni che nel corso di questi anni si sono costruite appunto con estrema anche umiltà, no? Nella consapevolezza che c'era la necessità qua nel nostro paese, ma anche a livello europeo, probabilmente in tutto il mondo, di provare a scrivere anche delle pagine nuove per quanto riguarda i conflitti e per quanto riguarda la necessità di rompere questo meccanismo di riproduzione capitalistica, no? Appunto, che lo vediamo sotto gli occhi di tutti, insomma, è quello che sta producendo. Cioè, l'era del capitalocene, come è stata definita, insomma, è un'era che ha portato alla pandemia. Quindi è chiaro, noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze per evitare che ci troviamo di fronte a ulteriori catastrofi che sono sicuramente già annunciate. Insomma, non è che ci nascondiamo, no, quelli che sono tutti i pericoli e catastrofi legate al cambiamento climatico e tutto quanto il resto. Quindi io credo che a partire da questa considerazione, oggi non esistono soluzioni semplificate, no? Dal punto di vista della costruzione della soggettività e delle soggettività. Noi pensiamo che, e questo ormai ce lo siamo detti in tante occasioni, che ci sia la necessità di costruire, di mettere insieme spazi politici che vedono la possibilità di intrecciare noi percorsi, di fare in modo che sulle esperienze che nascono dai territori ci sia la capacità poi di andare oltre, perché noi abbiamo costruito una forma sindacale, l'abbiamo costruita, la realtà della DL è cresciuta a livello, sicuramente a livello regionale, ma anche in altre regioni. Abbiamo dimostrato che c'è la possibilità di costruire conflitto e costruire anche soggettivazione. Noi anche, e in questo riprendo anche l'ultimo intervento che ha fatto Gigi Malabarba, che saluto, e mi fa piacere appunto che sia stato presente anche lui a questa assemblea, perché penso che anche nel costruire lo spazio del sindacato ci debba essere una logica completamente nuova e diversa dai cosiddetti sindacati anche di base che abbiamo visto in tutti questi anni, no? Ma oltre che del sindacalismo confederale, no? Perché la logica di pensare diversamente a come ti relazioni, le relazioni che parlano di economia, di rapporti, di salario, parlano di come, no, concepisci anche la biopolitica all'interno di una forma sindacale. Quindi questo, così come chi opera, lavora nei centri sociali, chi costruisce, no, la possibilità appunto di avere spazi, no, e dei luoghi e non di non luoghi come sono tutto quello che ci viene proposto nella logica capitalistica, no? Quindi io penso che noi siamo arrivati a questo momento di costruzione, no, di uno spazio politico che sta cercando di andare avanti, di capire quali sono le connessioni che si possono dare, gli intrecci, le possibilità di produrre conflitti, una logica che è chiaramente una logica di autonomia, cioè della classe a cui apparteniamo, cioè nel senso che non c'è un dato. Oggi la pandemia ha fatto emergere in maniera ancora più pesante questo dato di classe, no,
anche sul piano della salute, di come vengono concepiti i vaccini, di come, vuol dire, pensiamo solo, noi qua siamo anche fortunati, ma pensiamo nei paesi dell'America Latina, l'Africa, eccetera, cosa vuol dire non avere i soldi, no, per potersi curare. Quindi io penso che l'esprimere, no, un concetto di autonomia di classe sia un elemento che ci deve essere sempre, ma dopo bisogna capire poi come lo costruisci in maniera non ideologica, ma lo costruisci in maniera concreta, a partire da esperienze concrete. Quindi io, questo solo per fare un accenno, ma sono ormai un patrimonio anche del nostro dibattito politico che abbiamo, insomma, e che è fondamentale, insomma, che continuiamo, insomma, anche a ripeterci alcune cose, perché sono estremamente importanti, no? E quindi la necessità di costruire reti, questo è un altro punto fondamentale. Abbiamo visto come sono costruite le reti di laboratorio dello spettacolo, la rete degli operatori sociali, altre possibilità che si possono dare, no, di costruzione, e anche in un'ottica che è quella che anche una forma più generale, a livello anche più ampio, possa darsi, no, in una concezione di rete intersindacale, no? Ma sempre senza pensare di mettere il carro davanti ai buoi, no? Noi vogliamo fare in modo che questo tipo di percorso si dia a partire dall'esperienza di lotta. Noi abbiamo dei rapporti, anche per dire, con Sicobas, che siamo lontani anni luce dall'impostazione teorica, cioè, però con Sicobas abbiamo costruito dei percorsi che hanno portato a stravolgere completamente la situazione che c'era all'interno della logistica. Oggi quel percorso ha stenta, noi non abbiamo partecipato allo sciopero, non abbiamo aderito allo sciopero che ha fatto ieri il Sicobas. Ma perché? Perché quando c'è una logica che è condizionata da formazioni, da ipotesi molto strampalate di costruire dei fronti che non si capisce bene a cosa vogliono parare, no? Di un impianto tutto ideologico, è chiaro che così non vai da nessuna parte, così rallenti, fai arretrare i percorsi di costruzione di quell'autonomia di classe che deve basarsi sulle lotte, i conflitti, che devono far produrre degli spostamenti, no? Delle quote di profitto dal capitale, vuol dire che si spostino verso il reddito. Quindi questo è un esempio di come non possiamo accettare altre logiche di chi si pone su un piano, no, istituzionale, no, di rapporti con le istituzioni che siano rapporti subordinati ai dati istituzionali, ma dove appunto l'autonomia si esprime in termini chiari, netti, completamente, che questo non vuol dire non capire quello che succede all'interno, specialmente sui piani territoriali, per quanto riguarda anche le situazioni, il rapporto con i comuni, con gli enti locali, eccetera. No, è questo solo per fare alcuni cenni, insomma, su quello che noi pensiamo che si debba fare, no? E questa assemblea è un'altra riprova di un percorso che abbiamo avviato, che io penso debba assolutamente continuare. Per cui, visto che è stato Antonio che ha proposto anche di fare il report, penso che Antonio dovrà assumersi assolutamente la responsabilità di scriverlo e poi condividerlo, questo report. Ecco, voglio solo dopo concludere dicendo che sulle scadenze, no? Io mi soffermo soprattutto su questa prima scadenza che potremmo avere, ovviamente sempre anche risentendo meglio anche come viene impostata anche dalle compagne, insomma, una di meno, perché credo sia fondamentale che questa giornata si sappia, cioè, appartiene a una certa modalità di agire, no? Però penso anche che in questa giornata, proprio per tutte le cose che sono state dette oggi, che ci sia la necessità appunto siccome le cose sono assolutamente intrecciate l'una con l'altra, non c'è, come è stato detto, anche la crisi climatica, la necessità di giustizia climatica e giustizia sociale sono due intrecci fondamentali che non possono essere scissi, così come la questione del reddito, la questione delle discriminazioni e via discorrendo. Per cui io penso che in quella giornata debba essere
un laboratorio dove possiamo capire anche se riusciamo effettivamente a fare in modo che tutte queste esperienze di lotta e questa capacità che possiamo avere di mobilitazione si traduce in un momento reale in cui questa che si definisce come intersezionalità riusciamo poi a vederla, a praticarla nei territori dove siamo presenti. Io penso che sia possibile, penso che possa essere una grande occasione per far vivere tutte queste esperienze di lotta che noi abbiamo elencato oggi e che possono trovare in quella giornata un momento sicuramente importante di concretizzazione, no? E di visibilità molto, molto precisa. No? Quindi non voglio soffermarmi, le altre scadenze sono state indicate, la questione di sfratti, la Confindustria, che chiaramente è una controparte, oggi un nemico acerrimo che dobbiamo assolutamente cercare di combattere con le forze che abbiamo, ovviamente però è chiaro che è evidente che oggi chi detta la politica anche in questo paese sono queste componenti forti, no? E che hanno un potere di condizionamento della politica estremamente potente, no? E lo vediamo all'inizio Ruggero citava questa situazione della grande distribuzione, questa Aspia, che, no, che vuol dire tutti i supermercati, insomma Interspar, Despar, eccetera, la forza, la potenza che hanno nei territori, tutta la grande distribuzione che condiziona tutti i mezzi di comunicazione perché finanziano con le pubblicità, i giornali, le televisioni, eccetera. Per cui voglio dire, le vertenze che stiamo costruendo sono paradigmatiche perché mettono a nudo da una parte il potere, la forza anche che hanno queste reti della grande distribuzione di trasformazione dei territori, poi l'urbanistica nelle città è cambiata completamente a partire appunto da come vengono concepiti le grandi catene di distribuzione, supermercati o centri commerciali e via discorrendo. Quindi costruire e vincere delle battaglie contro, a partire anche dai magazzini, contro le reti di grande distribuzione, e noi assumiamo qua questa battaglia che si è iniziata, abbiamo iniziato qua contro Aspia come un elemento fondamentale ovviamente per il territorio del Veneto, perché non possiamo permettere che possa passare l'idea, e qua torniamo veramente, prima Ruggero accennava, no, al luddismo, no? Cioè al fatto che non possiamo accettare che le macchine possano arrivare a peggiorare le condizioni lavorative e di vita. Ci veniva detto all'incontro che abbiamo fatto ieri che sono il sindacato CGL che accetta e dice questo, ma se introducono una nuova macchina, la macchina è quella, no? Non possiamo cambiare la tempistica, la modalità con cui funziona la macchina, ma e questo invece è esattamente il contrario, dobbiamo fare. Le macchine o servono a migliorare, a ridurre la fatica delle persone, oppure già distruggere, non possiamo accettarle. Quindi è una battaglia questa stiamo facendo, che se uno vuole trasformare la mia vita, che prima lavoravo in un turno di 8 ore e vuoi trasformarmi per 5 giorni a settimana, mi vuoi far lavorare 6 giorni a settimana per 6 ore al giorno su 3 turni, è chiaro, la mia vita peggiora in maniera drastica, quindi non posso accettarlo. Quindi questa per noi diventa un'indicazione fondamentale, perché l'uso delle tecnologie non può essere contro, ma deve funzionare come riduzione dell'orario di lavoro, come liberazione di tempo e non come peggioramento. Quindi per noi la battaglia su Aspia diventa una battaglia fondamentale che va vinta a tutti i costi. Questo, insomma, questo per dire alcuni altri elementi, insomma, che oggi siamo all'interno anche di snodi fondamentali, no? Quindi anche la questione, si diceva prima, la questione della cura della persona, il salario minimo, vuol dire oggi e l'8 marzo sarà un elemento fondamentale. La stragrande maggioranza delle donne lavorano nelle pulizie, contratti a part time, contratti, vuol dire precari in tutti i modi, eccetera, che con una paga base inferiore ai 7 euro all'ora. Quindi la questione del salario minimo da porre a livello europeo è fondamentale, e dobbiamo cercare di capire che se attorno all'8 marzo riusciamo anche a ritessere quelle relazioni che abbiamo a livello europeo, perché diventi
la ripresa di una parola d'ordine a livello quantomeno europeo, questa del salario minimo. E così come, diciamo, tutta quanta la serie, quindi sta roba dell'8 marzo, dico, secondo io penso che debba avere queste, quindi portare no, nelle piazze, nelle mobilitazioni, tutti questi aspetti fondamentali. Chiudo dicendo che abbiamo necessità, e non è stato detto Tiziano da Roma, insomma, che siano incaricati, che si sta già lavorando per costruire un seminario che si possa cominciare a ragionare non da un punto di vista di uno studio e basta, no, del recovery plan, eccetera, ma vogliamo capire attraverso il seminario come riusciamo a costruire obiettivi di lotta che sono già stati indicati, perché fare in modo che almeno una parte di questo recovery plan vada a finire a migliorare le condizioni di vita delle persone, sulla sanità, su tutta una serie di altri aspetti, sulla scuola, eccetera, eccetera. Quindi il 13 febbraio, o il 13 o il 20, mi sembra sia stato spostato al 20, quindi il 20 febbraio, per chi vorrà anche collegarsi, eccetera, ci sarà questo importante momento seminariale che non è appunto così tanto per studiare, non fa mai male studiare, però ci serve invece per provare a capire come trovare un'articolazione concreta poi in termini di lotta nei territori per condizionare anche la destinazione dei miliardi che sono destinati per il recovery plan. E finisco dicendo che penso che dopo l'8 marzo sarà, penso che sia importante fare in modo, anche per fare una verifica di quello che riusciremo a fare insomma in quella giornata, di darci un altro appuntamento che sia appunto di un bilancio di quello che si è fatto, ma anche per capire poi sulle prospettive future come andare ad agire, come rafforzare anche questa rete e questo spazio politico che abbiamo insieme costruito e che penso insieme dovremmo continuare a coltivare, perché mi sembra sia una veramente una gran bella cosa quella che stiamo facendo. Grazie a tutte e a tutti e ci risentiamo con le lotte e con i prossimi appuntamenti. Ciao a tutti e a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, saluto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.